bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buon pomeriggio, bentrovati con Diretta Stadio. Tra poco inizieranno le gare di Lega Pro e Serie D, poi alle ore 15 Pescara-Lazio allo stadio Adriatico-Cornacchia. Vi dico anche che in questo momento sono in addirittura d'arrivo due gare, due lunch match, uno in Serie A, uno in Serie B. In Serie A la Sampdoria sta conducendo sul terreno di gioco del Milan a San Siro, 1-0, rete di Muriel su rigore poco fa, occasionissima per il Milan, in particolare con l'ex biancazzurro La Padula, che è stato però murato dalla difesa della Sampdoria, mentre a Carpi il Cesena al momento in vantaggio 2-1 sulla squadra di Castoria. Ma concentriamoci più sulle partite che riguardano le squadre abruzzesi. Tra una decina di minuti circa ci collegheremo con l'esterno dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per la partita Pescara-Lazio. Per le ultime informazioni vi dico subito che nel Pescara c'è il forfè in extremis di Baybeck. Poi per ulteriori dettagli ascolteremo Paolo Renzetti. Sta per iniziare la gara di Lega Pro, delicatissima, tra Teramo e Sant'Arcangelo, chiaramente anche il quadro della Serie D. Ascolteremo tutte le formazioni delle compagini abruzzesi. Partiamo però dalla Lega Pro, partiamo dallo stadio Bonolis. È stata una settimana particolarmente intensa in casa Teramo, con la chiusura anche del calcio mercato. Non sono mancate le polemiche, ma ora la palla passa al campo. E allora io do il buon pomeriggio ad Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao Andrea, buonasera, buonasera a tutti voi. Sì, è una sfida delicata ovviamente per il Teramo, come hai detto tu, perché dopo aver fallito l'impegno di Modena, oggi contro il Sant'Arcangelo la squadra di Zauli è chiamata ad una prova, ad una rivalsa per la sconfitta di domenica scorsa, prima di tutto per la classifica, perché il Teramo è al penultimo posto, anche se ha una gara da recuperare, quella contro il Pordenone, e poi lo deve fare contro una diretta rivale che sta meglio in classifica, perché il Sant'Arcangelo ha 27 punti, è la ex squadra di Zauli, quindi vuol dire qualcosa in più anche per il tecnico biancorosso. Ma se Speranza e compagni vogliono cominciare la risalita, deve cominciare da qui, deve cominciare da oggi. Formazione azzeccata, quasi a sorpresa, lo dico anche per il collega Gaetano Lombardino, perché Zauli ci ha negli ultimi periodi ci ha abituati a colpi di scena, però questa volta abbiamo indovinato l'11 titolare, che vede in porta Narciso dopo le polemiche delle ultime ore. Narciso era stato infatti chiamato a chiarire tra virgolette in conferenza stampa il suo passato, colpito da un patteggiamento per un illecito sportivo che ha portato per la squadra di un anno e tre mesi. Narciso oggi in porta fa il suo esordio da titolare, anche perché Branduani titolare a Modena non è a disposizione, non è stato convocato. E poi in difesa ci sono Imparato, Capitelli, che fa il suo esordio anche lui in maglia biancorossa, Speranza e Carcalis. Vi dico la formazione come dovrebbe essere schierata in campo: centrocampo confermato rispetto a Modena con Bacola, Mario e Ilari. La sorpresa è di Palantoni, che prende il posto idealmente di Carrara, mentre questa Carrara invece è in panchina. E in attacco D'Auditor alle due, perché a differenza di Modena agli attaccanti sono può contare, c'è il
c'è Santovini, Pachia, ci sono invece Calore, Altobelli, Petrella, Masocco, uno arriva, a sorpresa dalla Cuorese, che è arrivato proprio nelle ultime ore di mercato, non è stato neanche annunciato dalla società, ma lo troviamo adesso tra i convocati. Poi Scipioni che torna in panchina, Carraro, Fratangelo, Caidi, Mantini, Cesarini, Tempesti, uno degli ultimi arrivi che in panchina è Salvo. Il Sant'Arcangelo risponde invece con Nardi, linea 3 con Oneto, Adorni e Paramatti, a centrocampo a 5 ci sono Posocco, Gatto, Garrini, Danza e Rossi, in attacco Cori e Merini. A disposizione ci sono Gallineta, Rossini, Rocchi, Cesaretti, Valentini, uno degli ex della sfida, Dalla Bona, Capitani, l'altro ex dell'incontro, Ungaro, Florio e De Penni, l'allenatore squalificato, Marcolini c'è al suo posto, Mantelli, così come è squalificato il giocatore Sirignano, c'è al suo posto Paramati, dirige la sfida il signor Di Gioia. Di Nola, volevo includere nel discorso dell'importanza della sfida il collega Gaetano Lombardino del centro, perché ho detto poc'anzi che è una sfida per il Teramo da non sbagliare, immagino che soprattutto anche in considerazione dell'impegno di Fano, vincere oggi è assolutamente fondamentale. Buon pomeriggio a tutti. Beh, hai detto tutto tu prima, partita fondamentale da non sbagliare, insomma ci si gioca tanto, anche lo stesso Zauli credo che ci si possa giocare molto oggi, insomma al di là delle dichiarazioni di smentita o comunque della società, è chiaro che non dovesse arrivare un risultato positivo come si mette per Zauli. Quindi ecco, speriamo che aver azzeccato la formazione possa essere di buon auspicio non solo per noi ma anche per il Teramo e per i colori biancorossi. Finalmente ci vorrà una giornata positiva, dai. Andrea, stanno per entrare in campo Bene. Le squadre, stanno entrando in campo per adesso soltanto chi è in panchina. A te. Grazie a Dania Cantagalli. Abbiamo detto della Lega Pro, si è appena concluso anche il lunch match, perché ce n'era uno anche per la Lega Pro. La Reggiana ha battuto il Modena 1-0, questo è un risultato positivo per il Teramo che, se oggi fa risultato pieno, riuscirebbe ad agganciare proprio la squadra di Capuano, battuta appunto 1-0 con il gol di Carlini. Allora, finale a San Siro, Milan 0 Sampdoria 1, Milan che ha chiuso in 10 per l'espulsione del Principito Sosa, ha deciso il rigore di Muriel, mentre per quanto riguarda la Serie B è finale Carpi 1 Cesena 2, in gol due ex biancazzurri nel Cesena, ovvero Balzano e Cocco, inutile il rigore di Bianco per la squadra di Castori. Scendiamo in Serie D e andiamo all'Aquila per il collegamento dallo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia dell'Aquila. L'Aquila Arzachena, big match, Ugo. Ah, dobbiamo aspettare, allora possiamo andare a Pineto e poi nel frattempo approntiamo il collegamento con Ugo Cipriani. Andiamo a Pineto per Pineto Jesina. Buon pomeriggio a Roberta Di Sante. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori qui al Mariani Pavone. Le squadre sono ancora negli spogliatoi, ecco, si affacciano proprio adesso per scendere in campo Jesina e Pineto, questa partita in cui, a cui entrambe le formazioni arrivano in buono stato di forma. Pineto è al suo quinto risultato utile consecutivo, mentre la Jesina arriva a questa gara dopo aver battuto nel derby domenica scorsa per 1-0 la vice capolista Vispesaro. Ci sono tutti gli ingredienti dunque per assistere ad una bella partita. Vi do subito le formazioni delle due squadre che appunto stanno scendendo in campo agli ordini del direttore di gara di Bari, Giorgio Vergaro, che dirigerà questa partita coadiuvato dagli assistenti entrambi di Molfetta, Giuseppe Centrone e Claudio Scoppio. Il Pineto si schiera con Mazzocchetti tra i pali, poi la linea difensiva, ci sono due defezioni dunque, c'è Di Rosa che ha rimediato la frattura del setto nasale domenica scorsa contro il Romagna Centro, quindi al suo posto gioca a Sogna a sinistra, mentre a destra Amaolo sceglie di gettare nella mischia Fiumara all'esordio stagionale con la maglia biancazzurra, poi i centrali Pomante e Pisani, a centrocampo dunque Emili perché ci vuole un under giustamente visto che in difesa gioca a Sogna al posto di Rosa con
Mariani, Nogoluso ed Esposito, la coppia d'attacco prescelta da Amaolo dal primo minuto è quella composta da Palumbo e Cacciatore. Risponde la Jesina con Bolletta tra i pali, Calcina, Anconetani, Tafani e Labriola, la difesa con Vita, Bontà, Cardinali e Cameruccio, e poi in avanti Censori e Trudo con Sciba che invece parte dalla panchina. Squalificato Compagnucci che aveva rimediato l'espulsione domenica scorsa nella seconda parte, nel secondo tempo del derby. Le squadre adesso si stanno predisponendo in campo. Dicevamo, Pineto che viene da 5 risultati utili consecutivi, 2 vittorie consecutive. Ok, Roberta. L'ultima domenica. Sì, Andrea, se vuoi ti restituisco la linea. Sì, perfetto, perfetto Roberta, poi andremo con ulteriori dettagli. Allora andiamo ora allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia dell'Aquila per questo big match tra l'Aquila e Arzachena, big match del girone G. Buon pomeriggio a Ugo Cipriani. Ugo. Buon pomeriggio a tutti Andrea, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. L'incontro è iniziato neanche da un minuto, ha battuto l'Arzachena al calcio d'inizio e ovviamente per ora le due squadre si stanno studiando. Le formazioni in campo hanno un schieramento che direi speculare, perché l'Aquila si schiera con 5 a centrocampo e altrettanto fa l'Arzachena. Le formazioni in campo come prima cosa: l'Aquila schiera Salvetti, Polpetti, Gagliardini, Arboleda, Mallus, Pietro Antonio, Zane, Lavista, Noma, Minincleri e Russo. Risponde dell'Arzachena con Rigitto, D'Alterio, Nitra, Buonacquisti, Brac, Ayana, Sanna, Nicolò, Nuvoli, Andrea Sanna, Granichi e Verracchi. L'incontro per ora, ecco, è di studio e ne è un incontro tantissimo per tutte e due le squadre, proprio per il proseguo del campionato. Dai primi, diciamo, calci in campo si vede proprio che le due squadre sono molto attente agli schieramenti degli avversari. È passato finora 2 minuti, quindi per ora diciamo che c'è poco da dire. Io direi di restituirti la linea e poi diremo quello che succederà in campo. Perfetto. Perfetto, grazie a Ugo Cipriani. Adesso dovrebbe essere pronto il collegamento con Muravera per l'altra gara del girone G. C'è Pesaro, allora andiamo a Pesaro e do il buon pomeriggio a Matteo Falzon solo per le formazioni. Ciao Matteo. Buon pomeriggio a voi, giornata uggiosa, terreno molto allentato dalla pioggia qui al Tonino Benelli di Pesaro, con le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo solamente ora. Vi leggo le formazioni: vi Pesaro con Iglio, Ficola, Mazzarucci, Grieco, Del Pivo, Paoli, Comi, Rossi, Costantino, Ridolfi, Bugaro. L'allenatore David Sassarini. Il San Nicolò risponde con Ciotti, Deggia, Mozzoni, De Santis, Milillo, Petronio, Bosi, Stivaletta, Traini, Bisegna, Mattetti. L'allenatore Massimo Epifani, mister Biancazzurro che recupera dopo un turno di squalifica Mauretti, Mozzoni e Traini, perde per squalifica Di Lullo e per infortunio Napolano e all'ultimo momento anche il giovane Di Stefano. Arbitrerà Marco Ricci di Firenze, preliminare in corso al Tonino Benelli, linea allo studio. Perfetto, perfetto, grazie a Matteo Falzon. Nel frattempo che approntiamo il collegamento con la Sardegna, potremmo dare uno... C'è, allora andiamo a Muravera Vezzano, Giacomo Cauda, buon pomeriggio, le formazioni. Buongiorno, buon pomeriggio a voi, le formazioni sono... Allora, il Muravera si presenta con Arros in porta, Massessi, Madeddo che è un 99, Bruno Salvatore, Sobus Nicola, Pinna Pierluigi, Legname Ugo che è un 97, Sap Andrea 96, Nurti Sergio, Destena Marco e Kenza Pierluigi 97, in panchina c'è Falchi, Mario, Selleca, portiere secondo Garcia, Cinelli, Ilario, Monni, Soraya Dama, Rauf, Wawa, Clovis, Usai Federico, Chiesa Giacomo. Allenatore è Alessandro Franco, coadiuvato da Gianluca Concas che era già il secondo di Piras prima di che desse le dimissioni. L'Avezzano ha Lavandowski che è un 96, Assisi che è un 97, Leto, Sassarini, Menna, poi Turic che è un 96, Serrago, De Ramo che è un 99, Persia che è un 98, Padovani, Ettore, Bittaie,
giocatore, l'allenatore è Pinatortola con Di Girolamo, Besana, Lombardo, Besana, Lopinto, Colombo, Marolda, Santirocco e Pollino. Queste sono le formazioni, la partita è iniziata. Perfetto. Minuti 6, per cui niente da segnalare. Ti ringrazio Giacomo, ci sentiamo più tardi per eventuali aggiornamenti. Rapidamente anche con la distinta della partita Recanatese-Vastese, ecco qui Recanatese in campo con Azzolini, Tomassetti e Mordini, Loiodice, Patrizzi e Falco, Gabrielli, Lauria, Sartori, Degano e Villanova. Il tecnico è Antonio Soda, risponde la Vastese di Gianluca Colavito con Russo dei Cinque, Scutti, Tafilia, Locca e Bartoli, Cosenza, Manzo, Prisco, Fiore e Felici. Adesso possiamo uscire da questa ampia parentesi dedicata alle formazioni e alle distinte anche di Lega Pro e Serie D, però prima vi dico che c'è un aggiornamento importante in Lega Pro. L'Ancona è in vantaggio a Venezia, rete di Del Sante in apertura, il primo gol delle partite del pomeriggio di Lega Pro, poi vedremo anche le schermate, però è il momento, se siamo pronti, di andare allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per il prepartita di Pescara Lazio con Paolo Renzetti. Allora, buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie Andrea. Prendiamo la linea dallo stadio Adriatico per questo prepartita di Pescara-Lazio, gara che inizierà tra circa 25 minuti, gara particolare, molto calda, soprattutto per la rivalità esistente fra le due tifoserie. Una partita blindata, come si suol dire, vista la presenza di un massiccio spiegamento di forze dell'ordine. Allora possiamo andare, Andrea, se tu sei d'accordo con le formazioni, dandovi purtroppo due forfè dell'ultimo secondo, perché non fanno parte della lista dei convocati Bebek, che ha accusato proprio in queste ultime ore un affaticamento muscolare. Non c'è neanche il capitano del Pescara Ledia Memusciai per problemi familiari, e dunque possiamo andare a vedere qual è la formazione di casa del Pescara di Massimo Oddo. 4-3-2-1 con Bizzarri in porta, dunque conferma per l'estremo difensore argentino, difesa con Zampano e Biraghi sulle fasce, Stendardo e Gionberg al centro della difesa, poi centrocampo con Benalì, Brugman al rientro dal primo minuto e l'esordio assoluto di Salei Muntari, dunque questi tre giocatori di centrocampo, con Castanos e Verre sulla tre quarti e con Caprari che torna ad agire da falso nuovo. Per quanto riguarda invece la Lazio, vediamo l'undici titolare, poi vedremo anche le due panchine. 4-3-3 è questa la formazione, questo è lo schieramento, il modulo della squadra di Inzaghi, con Marchetti in porta, Basta, Odd, De Vrij e Lukaku in difesa, Paolo, Biglia e Milinkovic a centrocampo, Anderson, Immobile, l'atteso ex biancazzurro che segnò anche nella gara d'andata, e Keita in attacco. Tra l'altro Keita che torna a giocare dal primo minuto, nonostante sia tornato da pochi giorni in Italia dopo aver partecipato alla Coppa d'Africa. E vediamo dunque ora anche le due panchine, Andrea, partendo da quella del Pescara con Fiorillo, Crescenzi, Bruno, Cerri, Pepe, Maloku, Dellicarri, Vitturini, Mitrizza, Kubas e Del Sole che è stato convocato proprio all'ultimo momento, è stato inserito nella lista dei convocati proprio per il forfè di Jean-Christophe Bebek. Per quanto riguarda invece la panchina della formazione capitolina, ci sono con il tecnico Inzaghi Stracoscia, Vargic, Gabaron, Giorgevic, Crecco, Vallais, Quissanga, Romero, Lulic, Radu, Tunkara e Murgia. Dirigerà l'incontro il signor Giacomelli di Trieste, e proprio con l'arbitro Giuliano il Pescara ottenne 2 anni fa a Firenze l'ultima vittoria in Serie A. Dunque un arbitro che potrebbe, ce l'auguriamo, portar bene ai colori biancazzurri. Dicevamo della rivalità esistente tra le due tifoserie, e servizio d'ordine predisposto nei minimi particolari. L'intera curva sud è stata riservata, così come per le gare con Napoli e Roma, interamente ai tifosi della Lazio, che arriveranno nell'ordine del migliaio. Sono previsti sugli spalti poco meno di 14.000 spettatori. A Pescara non fa freddo, 15 gradi, cielo irregolarmente nuvoloso. L'augurio è di una partita bella sul campo e anche tranquilla per quanto riguarda i
diciamo, l'ordine pubblico e tutto quello che non riguarda invece il terreno di gioco. Andrea, non so se hai delle domande. Intanto, sono qui a tua disposizione. Ecco, queste due assenze dell'ultima ora forse cambiano qualcosa, anzi sicuramente cambiano qualcosa nello scacchiere di Oddo, che probabilmente li avrebbe impiegati entrambi, soprattutto Bajbek, che insomma era anche in un ottimo momento di forma. È un Pescara più leggero in attacco a questo punto, Paolo, perché ci sarà Caprari in versione centravanti, un po' come avveniva ad inizio stagione, anche se Oddo ieri aveva detto che rispetto alla gara con la Fiorentina il Pescara si sarebbe sistemato in maniera diversa, aveva un po' preannunciato dei cambiamenti, un po' per turnover e un po' perché con la Fiorentina la gara era stata studiata in quel modo, cioè essere molto bassi, molto prudenti. Con la Lazio, se possibile, sarà un Pescara un po' più aggressivo. Sì, è vero, un Pescara più leggero in avanti, anche diciamo in fatto di centimetri sicuramente pagherà qualcosa la formazione di Massimo Oddo, con Caprari che comunque può assicurare alla squadra, anche con Verre e lo stesso Castanos, giocatori che possono assicurare un po' di imprevedibilità e anche velocità alla manovra d'attacco. Per quanto riguarda questo mini turnover, è chiaro che qualcosa, lo aveva detto anche ieri Oddo, avrebbe cambiato proprio in virtù dei tre impegni ravvicinati nel giro di 8 giorni. Anche nella Lazio però, Andrea, bisogna dire che un po' di turnover il tecnico Inzaghi lo ha messo in pratica, perché per esempio Radu e soprattutto Radu, che era dato fra alla formazione titolare, non è nell'undici che affronterà il Pescara. C'è anche qualche altro giocatore che era dato tra i possibili probabili titolari, che dunque invece siede in panchina, ma lo aveva detto proprio ieri anche nella conferenza stampa della vigilia Inzaghi, che è quella del Pescara è una classifica bugiarda. Dunque, almeno a parole, il tecnico laziale teme questa partita. Dall'altra parte il Pescara di Massimo Oddo, che vuole sfatare diversi tabù, quello della vittoria e anche soprattutto agli occhi dei tifosi far vedere che questa squadra, così anche come avevamo visto nella partita con la Sampdoria, dà comunque tutto in campo, perché si è chiesto soprattutto orgoglio, dignità al Pescara per questo finale di stagione, al di là del fatto se ci sono ancora speranze reali di salvezza. I tifosi vogliono però una squadra che combatta dal primo all'ultimo minuto, soprattutto in questa partita con la Lazio, che nasconde, regala dei risvolti particolari a livello proprio ambientale per la rivalità che esiste tra le due tifoserie. Dunque un Pescara che giocherà anche per cercare, Paolo, di riconquistare l'affetto del pubblico dopo il comunicato. Sì, Andrea. Allora, ti do modo di tornare in sala stampa, anche perché il collegamento video in questo momento sta facendo un po' troppo le bizze. Nel frattempo che prendi postazione, magari ti puoi anche informare, perché ci giunge voce di alcuni scontri che ci sono stati tra le due tifoserie, senza conseguenze, probabilmente all'altezza di Viale Pindaro. Ripeto, senza conseguenze degli scontri di lieve entità, però tifosi delle due fazioni sono venuti a contatto. Sappiamo come ci sia una forte rivalità proprio tra Pescara e Lazio, magari insomma puoi documentarti su questo fronte mentre appunto prenderai posto in tribuna stampa. Per ora ti ringrazio, Paolo, grazie. Perfetto, a te la linea, grazie. Grazie a Paolo Renzetti. Allora andiamo a effettuare il giro di schermate prima di ripartire dal Bonolis di Teramo con il collegamento con Ania Cantagalli per Teramo Sant'Arcangelo, anche se bisogna dire che si è segnato molto in Lega Pro in questi primi minuti. Però prima partiamo dalla Serie A, vediamo il quadro della situazione. Ieri l'anticipo solo uno, quello delle 20:45, con la straordinaria vittoria del Napoli 7-1 al Dall'Ara contro il Bologna. Poi, come detto, alle 12:30 la Sampdoria ha battuto il Milan 1-0 con il rigore di Muriel. Poi le gare del pomeriggio, che sono Atalanta-Cagliari, Chievo-Udinese, Empoli-Torino, Genoa-Sassuolo e Pescara-Lazio. La partita che più da vicino interessa il Pescara è quella tra Palermo e Crotone, si giocherà alle ore 18.
18 questa sera il derby d'Italia tra Juventus e Inter, martedì il posticipo tra Roma e Fiorentina all'Olimpico. Andiamo a vedere la Lega Pro e prenderemo atto anche di una serie di marcature. Guardate qui, la San Benedettese è addirittura in vantaggio 2-0 sul campo del Fano. Il primo gol è stato segnato da Mancuso all'undicesimo. Questo è un altro risultato sicuramente positivo per il Teramo dopo il risultato definitivo, quello del Mapei Stadium con la Reggiana che ha battuto il Modena per 1-0, rete di Carlini. Questa gara si è giocata alle 12:30. Ieri il Sud Tirol ha espugnato il campo del Forlì e anche questo è un risultato positivo in chiave Teramo. Poco fa il Gubbio si è portato in vantaggio sulla Feralpi Salò 1-0, poi Maceratese Padova e Mantova Albino Leffe sono sullo 0-0, così come Teramo Sant'Arcangelo. Vi ho detto in precedenza del vantaggio dell'Ancona a Venezia 0-1, rete di Del Sante, giocatore arrivato nella finestra di gennaio che si è appena chiusa. Più tardi si giocheranno anche Bassano Lumezzane e Parma Pordenone, il big match di questa 24esima giornata. Andiamo a vedere ora la Serie D, girone F. Chiaramente non si gioca a Fermana Chieti, quindi turno di stop, turno di riposo per la capolista fermana, ne possono approfittare le dirette concorrenti. Le altre partite sono Agnonese San Maurese, Campobasso Castelfidardo, Materica Civitanovese. Il San Marino è già in vantaggio sul campo del Monticelli 1-0, rete di Braccini. Poi Pineto Jesina, Recanate Sevastese, Romagna Centro Alfonsine, derby Emiliano Romagnolo, e poi Vispesaro San Nicolò. Vediamo anche il girone G della Serie D, con la precisazione che Foligno Ostiamare, anche questa partita è stata rinviata, come un po' sta accadendo per il Foligno nell'ultimo mese a questa parte. Noi, come la scorsa settimana, abbiamo anticipato il risultato che sarà dato dal giudice sportivo, quindi la vittoria a tavolino dell'Ostiamare sul campo del Foligno. È finale il punteggio tra Sporting Trestina e Città di Castello. Il derby si è giocato ieri, vittoria 2-0 del Trestina. La gara tra Latte Dolce Sassari e Sansepolcro inizierà tra poco alle ore 15, poi le gare delle 14:30. Cosa è successo, Ania? Rigore, Ania. Calcio di rigore, Andrea. Calcio di rigore, Andrea, per il Sant'Arcangelo, che è stato atterrato in aria Sasha Cori, dovrebbe essere stato Camilleri ad atterrarlo. Cioè, quindi è un calcio di rigore per il Sant'Arcangelo. Non ho avuto dubbi, il direttore di gara, che era a poca distanza, e ha segnato e ha indicato subito il dischetto per la massima punizione a favore degli ospiti. C'è proprio il numero 9 del Sant'Arcangelo, l'attaccante Cori, che si sta preparando alla battuta. C'è Narciso in porta, ricordiamo, Cori che spiazza Narciso per il vantaggio del Sant'Arcangelo 1-0 per i romagnoli. Narciso si è buttato sulla destra, Cori ha preferito la traiettoria centrale per il vantaggio del Sant'Arcangelo 1-0 sul Teramo del Sant'Arcangelo. A te, Andrea. Ok, torniamo tra pochissimo da te, perché stavamo vedendo le schermate della Serie D, in particolare del girone G. Finiamo di leggere e poi andiamo al commento di questo gol del Sant'Arcangelo, che certamente non ci voleva per il Teramo. Dunque l'Aquila Arzachena 0-0, Monterosi Torres 1-0, subito in vantaggio una delle due capoliste del campionato, ha segnato il solito Pippi. Poi Moravera Avezzano e Nuorese Alba Longa sono sullo 0-0, il Rieti è già in vantaggio sulla Nusei per 1-0, Rieti che ha un punto dalla coppia di vetta. San Teodoro Flaminia 0-0, come detto risultato definitivo, Sporting Trestina Città di Castello 2-0. Questo è il quadro della situazione. Allora possiamo tornare da Ania Cantagalli per una descrizione non solo della dinamica del rigore, ma un po' di questo inizio di partita, che a giudicare dal risultato è assolutamente negativo per il Teramo. Ania. Ci sono già animi caldi, Andrea, qui al Bonolis. C'è stato un faccia a faccia tra Imparato e Rossi, poi si è allontanato il giocatore del Sant'Arcangelo. Adesso ci sarà un calcio di punizione battuto, defilato sulla destra per il Teramo, vicino al pallone c'è Di Paolo Antonio, e la trasformazione del calcio di rigore e il quindi conseguente gol del Sant'Arcangelo non ci voleva per la squadra di Zaule, ovviamente, perché dopo un quarto d'ora di gioco non c'erano stati grandi
occasione per i biancorossi, ma comunque lo spirito messo in campo in questa prima parte di primo tempo sembrava essere quello giusto di una squadra che comunque teneva il possesso palla, e Sant'Arcangelo che ha provato una volta a ripartire proprio con Corri, ma poi l'azione si era spenta con un calcio ad angolo per i romagnoli che non aveva sortito nessun effetto. Adesso Di Paolo Antonio mette in mezzo il pallone cercando la testa di Camilleri che salta, e poi c'è il tentativo di rovesciata da parte di Speranza che però finisce fuori quando siamo giunti al 19° del primo tempo. Questo bel tentativo in acrobazia del capitano del Teramo che però si è spento fuori dalla porta difesa da Nardi. Dicevamo ovviamente di questo gol che non ci voleva per il morale del Teramo, che fino a questo momento ha dimostrato comunque di non essere mentalmente sempre pronto a ribattere alle occasioni, agli episodi negativi che ci sono nel corso della gara. Adesso c'è un fumogeno che viene gettato in mezzo al campo dalla curva del Teramo, c'è l'intervento da parte di un addetto che lo spegne sul terreno di gioco. Okay, Agna, un attimo, perché c'è il vantaggio del Muravera sull'Avezzano, rete di Legname, quindi approntiamo il collegamento con Muravera perché dopo Teramo andiamo a prendere questo aggiornamento da Giacomo Cauda. Vai Agna. A proposito di curva, ti segnalo un nuovo striscione da parte della curva est del Teramo che recita fuori gli attributi. In realtà non lo recita proprio così, lo recita in maniera un po' più netta, però è questo il senso ovviamente riferito alla squadra e ai risultati arrivati nell'ultimo periodo, e quindi incita ovviamente alla reazione oggi, soprattutto oggi il Teramo, che però fino a questo momento è sotto con il Sant'Arcangelo 1-0 per effetto del gol messo a segno da Sascha Cuori sul calcio di rigore al 17°. 1-0 a te, Andrea. Grazie Agna. Allora, nel frattempo che andiamo a Muravera, ne approfittiamo per scendere comunque in Serie D, ma dedicarci al girone F e andare da Roberta Di Sante per Pineto Jesina. Roberta. Sì Andrea, se ne sono andati i primi 20 minuti di questo primo tempo, sempre 0-0 il risultato tra Pineto e Jesina al Mariani il Pavone. Ah ok, un attimo Pineto Roberta, perdonami perché abbiamo in collegamento Muravera, allora andiamo subito a prendere questo aggiornamento perché è un gol. Giacomo Cauda. Buongiorno, allora sì, è passato in vantaggio al 22° minuto il Muravera con Legname 1-97. Un cambio di gioco bellissimo sulla fascia destra, cross in mezzo, e Sogus che prova di tacco a metterla come veniva, in qualche modo a toccarla, il pallone si è alzato e Legname ha la prima fermata e poi ha fatto un pallonetto al portiere ed è entrato sul secondo palo alle spalle del portiere, per cui meritato, in questo momento direi meritato il vantaggio del Muravera. Stiamo facendo qualcosa. Perfetto, grazie a Giacomo Cauda. Dunque Legname per il vantaggio del Muravera sull'Avezzano. Torniamo da Roberta Di Sante, 2 minuti Roberta per Pineto Jesina. Sì Andrea, ti dicevo 0-0 il risultato parziale qui al Mariani Pavone quando siamo giunti al 22° minuto di questa gara tra Pineto e Jesina. Il primo lampo è stato al 9° minuto in favore degli ospiti con Crudo che dalla sinistra ha scaricato all'indietro per Cardinali che da posizione centrale proprio al limite dell'area ha fatto partire una gran botta che Mazzocchetti è riuscito a deviare oltre la traversa con un gran colpo di reni. Anche in questa occasione il giovane portiere del Pineto, che sta facendo molto bene in questo frangente di stagione, si è fatto trovare pronto. La risposta dei padroni di casa al 12° con un'azione insistita con Emili che è riuscito ad andare alla conclusione dal vertice destro dell'area di rigore, e la parata di Bolletta. In questo momento si combatte soprattutto al centrocampo, le due squadre diciamo che la partita è piuttosto equilibrata, non ci sono state grandissime occasioni, sicuramente quella più importante è stata proprio quella in apertura in favore della formazione ospite. 22° minuto, 30 secondi, io Andrea per il momento ti restituirei la linea.
Grazie a Roberta Di Sante. Possiamo tornare all'Aquila da Ugo Cipriani, perché c'è una novità rispetto alla formazione iniziale. Ci puoi chiarire questo aspetto intanto, Ugo? Esatto, c'è una novità, nel senso che Mallus, che aveva provato il riscaldamento, non si è presentato in campo e la sua maglia è stata cambiata con Sembroni, per cui Sembroni è andato in campo e lui e Mallus si è su in panchina. Mallus era già sofferente la partita di mercoledì contro i Vieti, aveva ricevuto un colpo nella partita precedente, aveva giocato con un'infiltrazione, quindi Morgia ha preferito non rischiare. Ha schierato Sembroni portando al centro Gagliardini e Pepe, che farà, fa compagnia al centrale. La partita come risultato è ancora ferma sullo 0-0. Da notare che l'Aquila si sta facendo vedere sempre con più insistenza dalle parti del portiere Rizzitto, con un gioco insomma abbastanza ragionato, con una manovra che punta molto sul Russo e con Noman che invece gioca un po' più laterale. Ovviamente lo schieramento, lo confermo, è un 3-5-2 e allo stesso modo l'Arzachena si muove in campo. Da segnalare infine un gol annullato al Russo al 14° per un fuorigioco che a molti è sembrato non ci fosse, comunque era una questione millimetrica, una bella azione. Comunque risultato ancora fermo sullo 0-0, due ammoniti per l'Arzachena, che ovviamente non fa sconti e quando i giocatori aquilani si portano con il pallone in maniera pericolosa l'intervento è sempre molto deciso e quindi l'arbitro sta cercando di tenere, anche dispensando qualche cartellino per far tenere la partita sempre nei binari. Ugo, è una partita da vincere per l'Aquila come quella col Rieti? Assolutamente sì, assolutamente sì, e l'Aquila sta giocando per vincere. In avanti adesso l'Aquila ancora con Arboleda, il portiere è arrivato e ovviamente c'era anche qui un fuorigioco perché sta sfruttando molto questi lanci lunghi l'Aquila e con la difesa dell'Arzachena che sale. Sì, dicevamo che la partita l'Aquila la deve vincere, assolutamente la deve vincere, e sta giocando per vincerla. Ovviamente l'Aquila non è fortunata, Mallus abbiamo detto, Peluso è infortunato e mancherà per un mese, quindi insomma qualche problema, e due rinforzi pesanti del mercato di gennaio non stanno partecipando alle partite più importanti della stagione. Ti riceverei la linea 0-0, siamo al 26° minuto. Grazie a Ugo Cipriani. Sì, Maurizio Peluso salterà un mese e mezzo di campionato per un infortunio patito in settimana. Possiamo, prima di andare da Paolo Renzetti, rivediamo la schermata della Lega Pro, perché ci sono stati diversi gol. Rifacciamo il punto della situazione. San Benedettese avanti a Fano 2-0 con le reti di Mancuso e Agodirin, poi Gubbio Ferrarpisalo 1-0, rete di Ferretti, l'Albino Leffe in vantaggio a Mantova 1-0, autogol di Donnarumma. Quindi Teramo Sant'Arcangelo 0-1, rigore di Cori, e Ancona sempre avanti a Venezia 1-0. Ricordo, sono definitivi Forlì su Tirol 1-3 e Reggiana Modena 1-0. Andiamo ora, torniamo da Paolo Renzetti, stavolta solo in collegamento audio, per i primi minuti di Pescara Lazio, e poi chiedo anche a Paolo se ha avuto degli aggiornamenti su quanto detto in precedenza sul fronte dell'ordine pubblico. Paolo. Sì, grazie Andrea, di nuovo buon pomeriggio dallo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Squadre già schierate sul terreno di gioco per questa gara molto attesa tra Pescara e Lazio. Sì, abbiamo avuto qualche notizia in più, nel senso che effettivamente qualcosa è accaduto all'esterno dello stadio, nella zona di Viale Pindero, a ridosso del distributore Agip. Ci sono state queste scaramucce, nulla di più, tra i tifosi delle due squadre. Poi l'immediato pronto intervento delle forze dell'ordine è bastato per riportare la calma, tra l'altro non ci sono stati né feriti né contusi, dunque situazione che in breve tempo è rientrata alla normalità, anche se è chiaro. Quanti tifosi ospiti ci sono nello spicchio di Curva Sud, Paolo?
Allora Andrea, diciamo che in questo momento non sono più di 5-600 i tifosi della Lazio presenti in Curva Sud, ma alcuni altri stanno entrando proprio in questo istante, proprio l'ingresso volutamente ritardato, probabilmente proprio per la parte più calda del tifo laziale, proprio alla luce di quello che stavamo dicendo. Non abbiamo il dato ufficiale dei biglietti venduti a Roma, ma dovrebbero essere poco meno di un migliaio i tifosi della Lazio presenti oggi a Pescara, e tifosi che, come detto, stanno continuando ad entrare in questi minuti. Dunque tra poco avremo un quadro più chiaro anche da un punto di vista proprio visivo della presenza dei tifosi ospiti in Curva Sud. L'intera Curva Sud, lo ricordiamo, riservata ai tifosi della Lazio, così come era stato per la gara con il Napoli e così come sarà per la gara con la Roma. Queste le tre partite ritenute dall'osservatorio a rischio incidenti. Squadre in campo, abbiamo già dato Andrea le formazioni delle due squadre, le andiamo a leggere ora insieme brevissimamente, e ti posso dire questo: che il Pescara, si era parlato anche prima della gara con la Fiorentina del fatto che i tifosi avessero chiesto alla squadra di non indossare più la maglia biancazzurra. Oggi il Pescara in campo con la maglia biancazzurra, con la Fiorentina c'era la maglia biancorossa perché ricorreva il quarantennale del gemellaggio con il Vicenza. Oggi Pescara in campo con la maglia biancazzurra, Pescara che attaccherà dalla sinistra alla destra della nostra postazione. Per quanto riguarda invece la Lazio in maglia blu con risvolti bianchi, si attende il fischio d'inizio del signor Giacomelli di Trieste. Vediamo dunque le due formazioni: 4-3-2-1 per il Pescara con Bizzarri in porta, Zampano, Standardo, Gomber, di Biraghi in difesa, Benali, Brugman partiti in questo istante, Brugman e Muntari a centrocampo, Verre e Castanos sulla tre quarti, Caprari di punta, risponde la Lazio 4-3-3, Marchetti in porta, Basta, Öd, De Vrij e Lukaku in difesa, Parolo, Biglia e Milinkovic, Savic a centrocampo. Il trio d'attacco formato da Felipe Anderson, Immobile e Keita. Abbiamo detto dell'arbitro Piero Giacomelli di Trieste, i due assistenti sono Mauro Vivenzi di Brescia e Luca Mondin di Treviso, quarto uomo Alessio Tolfo di Pordenone, i due addizionali Fabio Maresca di Napoli e Davide Gersini di Genova. Come detto, sono poco meno di 14.000 gli spettatori presenti questo pomeriggio allo Stadio Adriatico. Il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione in favore del Pescara. Ricordiamo i due forfè dell'ultima ora in casa biancazzurra, ne abbiamo parlato anche nel collegamento precedente dall'esterno dello Stadio Adriatico. Non ci sono nel Pescara, oltre agli assenti che già si conoscevano, Beybeck per un affaticamento muscolare e il capitano Memusciai per problemi familiari. Dunque è tutto per il momento qui dallo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Siamo entrati nel corso del secondo minuto, 0-0 ovviamente tra Pescara e Lazio. A te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti. Sono iniziate le partite di Serie A. In Lega Pro il Fano ha accorciato le distanze sulla San Benedettese, dunque riaperto il confronto allo Stadio Mancini, rete di Germinale per il Fano, mentre il Gubbio ha raddoppiato sulla Feralpi Salò. Gubbio 2, Feralpi Salò 0. Torniamo al Bonolis e vediamo un po' se il Teramo sta reagendo o no. Ania Cantagalli. Sì Andrea, 31esimo qui al Bonolis, sempre Sant'Arcangelo avanti 1-0 per effetto del gol su calcio di rigore messo a segno da Cori al 17esimo. Nelle intenzioni la reazione c'è, e che poi non si traduce in vere e proprie occasioni negli ultimi 16 metri, perché c'è qualche problema a rifinire sia Sansovini sia Barbuti, che evidentemente è ancora poco conosciuto dagli altri compagni, anche perché ci sono anche nuovi compagni in campo a centrocampo. Mi viene da pensare a Baccolo, che comunque non sta deludendo fino a questo momento, anzi forse è uno dei migliori in campo. Però di occasioni vere e proprie non ci sono state fino a questo momento, a parte un tiro centrale di Di Paolo Antonio al 14esimo, quindi è arrivato prima del vantaggio del Sant'Arcangelo. Un episodio, quello del calcio di rigore, che sembra esserci, da quanto abbiamo visto qui in tribuna, probabilmente è stato ingenuo Camilleri, perché ci pare che abbia strattonato la maglia di Cori, e quindi poi l'attaccante è caduto a terra inducendo il direttore di gara a fischiare il calcio di rigore. Adesso c'è una rimessa dal fondo da parte di Nardi a cercare Merini, che però viene anticipato da Speranza. Ancora Sant'Arcangelo in possesso del pallone, calcio di punizione vicino al cerchio di centrocampo per i
romagnoli, sono due gli ammoniti, uno è Rossi per il Sant'Arcangelo e l'altro è Amedio, che è stato ammonito poco fa dal direttore di gara. Lancio lungo a cercare la testa di Cori, che però stoppa di petto il pallone e prova subito mettere in movimento Merini, c'è andato preciso però pronto a fermare il pallone e a rilanciarlo verso Di Paolo Antonio, che viene anticipato da Carlini, ma solo per un momento, perché in possesso di palla torna il Teramo con Amadio, che alza la testa e prova a mettere in movimento Sansovini, ma non ce la fa. Amadio perde il pallone, non buona fino a questo momento la prestazione del centrocampista biancorosso, che però adesso ha uno scatto d'orgoglio e si va a riconquistare il pallone, prova a mettere in movimento Barbuti, che però viene anticipato da Oneto, e quindi il pallone che è tornato nelle mani nei piedi del Sant'Arcangelo. Adesso ancora Teramo, che ferma con un buon intervento Ilari, il centrocampista Gatto del Sant'Arcangelo. Fase di confusione, perché ci sono perdite di possesso palla sia da una parte che dall'altra, se ne esce con un calcio di punizione nella metà campo del Teramo a favore dei biancorossi, già battuto da Speranza, con Amadio che ancora torna in possesso del pallone e prova a rallentare un attimo il gioco per cercare di mettere... Scusami Ania, scusami, ha segnato l'Arzachena all'Aquila, quindi rispetto all'ordine dato poco fa in regia andiamo subito a chiamare l'Aquila per questo aggiornamento, vai Ania. Ancora Sant'Arcangelo in questo momento, 33esimo del primo tempo, prova a venire in avanti Posocco, a mettere in mezzo il pallone per Merini, ma c'è un fallo subito da Speranza in aria secondo il direttore di gara, quindi nuovo calcio di punizione per il Teramo. Adesso hanno qualcosa da dire Merini e Narciso, si avvicina il direttore di gara per fare da paciere, se ne esce con qualche parolina tra i due, con il gioco che è ripreso con Imparato, che lascia sulla destra per Baccolo. 34esimo, 1-0 per il Sant'Arcangelo, a te. Perfetto, perfetto, grazie Ania. Intanto vantaggio subito dell'Atalanta al quinto minuto sul Cagliari, rete del Papu Gomez, il raddoppio del Gubbio poco fa sulla Feralpi, rete di Ferri Marini. Ma andiamo all'Aquila da Ugo Cipriani, perché non arriva una buona notizia dal Gran Sasso d'Italia di Tola Concia. Ugo. Purtroppo sì, l'Arzachena ha segnato nell'unica occasione che ha costruito in questo primo tempo. Più che costruire un'occasione, è stato il portiere Salvetti che ha fatto una grandissima fesseria. Su un tiro innocuo di Verraghi da fuori l'area, lui non ha trattenuto il pallone e quindi la sfera è finita in calcio d'angolo. Sul seguente calcio d'angolo, Branichi ha colpito di testa in maniera perentoria, dimostrando ancora una volta che i due attaccanti dell'Arzachena sono micidiali in dentro l'area piccola. Quindi il risultato è 1-0 per l'Arzachena. Peccato veramente, perché l'Aquila nei minuti precedenti, il 34esimo, quando è arrivata la segnatura dei sardi, aveva spinto in maniera molto decisa, creando più di un'occasione sfumata con Russo in due occasioni per poco. Il pubblico si sta innervosendo proprio perché questa segnatura è arrivata in maniera così improvvisa e soprattutto immeritata da parte dell'Arzachena, ha fatto esplodere un po' il nervosismo. L'Aquila è tornata ancora nuovamente in avanti, sono passati due minuti alla segnatura, speriamo non abbia poi contraccolpi da questo punto di vista, e i sardi galluresi sono veramente molto decisi e stanno prendendo tutti gli spazi, cercano in qualche modo di mettere i due attaccanti aquilani sempre più lontano dalla porta, e questa cosa in qualche modo gli aquilani cercano di sfruttarle con lanci lunghi. Vediamo se nei minuti successivi riusciranno. Adesso c'è un calcio d'angolo, Mininkleri che va a... Ok, seguiamo l'angolo Ugo e poi rientriamo. Calcio d'angolo lungo, il pallone che arriva sui piedi di Russo, che ancora crossa nuovamente, Mininkleri fallisce l'aggancio e il pallone può essere liberato dall'Arzachena. 37esimo e mezzo, 1-0 per l'Arzachena. Perfetto, perfetto, grazie a Ugo Cipriani. Gara dunque in salita per l'Aquila. Un paio di minuti, andiamo allo stadio Benelli di Pesaro da Matteo Falzon per Vispesaro San Nicolò. Due minuti Matteo. 33 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 alla Benelli tra Vispesaro e San Nicolò, 1-1 il conto degli angoli, un cartellino giallo ai danni di Ficola dopo pochi minuti
giocatore della Vispesa per un fallo su Bosi che è ancora a terra per un fallo subito, ma si sta rialzando. Nel periodo non collegato ci sono state delle iniziative da parte di Costantino, brillantemente fermate dalla retroguardia del San Nicolò, e poi al 21esimo un'azione di rimessa del San Nicolò con Mazzetti che ha provato dalla lunga distanza, vedendo anche Iglio fuori dai pali, ma il portiere è stato bravo a recuperare e a bloccare il pallone. Poi due occasionissime, una per la Vispesa dal 24esimo su un cross basso dalla destra e Costantino sotto porta non ha trovato la deviazione vincente, poi la difesa di Massimo Epifani ha recuperato il pallone, e un minuto dopo invece un cross di Bosi dalla sinistra, colpo di testa di Traini, bellissimo lo stacco da parte del numero 9 del San Nicolò col pallone che però è terminato alto di poco. Ora attacca la Vis con Bosi che recupera il pallone, poi allontana Mozzoni, il campo è sempre più allentato, non piove, ma ovviamente col passare dei minuti ovviamente la situazione non migliora di certo. Attenzione alla conclusione ora da parte del numero 3 Massarucci con pallone deviato anche da Ciotti che tocca la traversa e finisce fuori, dunque occasionissima per la Vispesaro al 34esimo con questa traversa con deviazione da parte di Ciotti sul tiro di Massarucci, calcio d'angolo a favore della Vis, è stato un tiro da parte proprio di Massarucci su corta respinta della difesa e l'intervento anche di Ciotti che ha messo il pallone sulla traversa. Scusami Matteo. Sì. Matteo, scusami, resta in linea, andiamo a Pescara, Paolo. A mettere il pallone in rete, è cambiato il punteggio qui all'Adriatico, Lazio in vantaggio, il gol di Prolo di testa si è ritrovato all'interno dell'area di rigore, colpo di testa a due passi dal portiere Bizzarri e pallone che si è infilato alle spalle dell'estremo biancazzurro, ha lasciato colpevolmente solo il giocatore della Lazio, non ha avuto problemi a colpire di testa, davvero senza difensori avversari dalle sue parti, è stato un gioco da ragazzi per il giocatore della Lazio, mettere il pallone in rete, dunque cambia il punteggio quando siamo giunti all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, Pescara 0 Lazio 1, il gol di Parolo a terra linea. E certo Paolo, non consola il fatto che ora il Torino si è portato in vantaggio a Empoli con la rete del solito Belotti, peraltro che gol. Grazie Paolo, torniamo da Matteo Falzon. Matteo. Sì, solo per dire che sul sviluppo del calcio d'angolo è stato un tentativo da parte di Piccola di testa col pallone che è terminato fuori di poco, altra buona occasione per la Vispesaro, due nel giro di pochissimi secondi, ora c'è un calcio di punizione a favore del San Nicolò, 36 minuti e 20 nel corso del primo tempo, 0-0, seguiremo questo calcio di punizione con Traini a terra e poi restituiremo la linea allo studio, anche se la posizione è abbastanza distante. C'è stato un cartellino giallo, il secondo per la Vispesaro, dovrebbe essere il numero 8 Rossi, dunque Rossi ammonito dopo Piccola, due cartellini gialli entrambi combinati ai giocatori biancorossi della Vispesaro, dai oltre quasi 30 metri il calcio di punizione se ne incarica Bisegna, vedremo se andrà con una battuta diretta oppure un calcio di punizione con un cross in area, però i giocatori sono tutti fuori dall'area di rigore, quindi probabilmente andrà alla battuta diretta sfruttando magari anche il fatto che il pallone possa rimbalzare davanti al portiere e magari ingannarlo. Staremo a vedere, per il momento Iglio ha parato bene nelle conclusioni dove è stato impegnato. Vedremo il calcio di punizione, batte Bisegna la punizione che termina sul fondo, 37 minuti e 40, 0-0, linea allo studio. Grazie Matteo, possiamo andare ora da Roberta Di Sante, un paio di minuti a Pineto per Pineto Jesina. Sì Andrea, siamo al 41esimo minuto qui al Mariani Pavone e ci siamo stati un attimino concitati in questo frangente perché la Jesina si è fatta proprio pericolosa pochissimi istanti fa con Cameruccio che ha fatto partire una sorta di tiro cross che sembrava abbastanza velleitario, invece poi è andato a centrare la parte superiore della traversa, è stato anche deviato, infatti c'è stato anche il corso, c'è stato poi anche il
corner battuto dalla parte opposta senza conseguenze però per il Pineto. Buon per la formazione di casa che al 31esimo invece ha avuto una occasionissima con Esposito che da due passi dopo aver ricevuto da Assogna con un cross dalla sinistra all'altezza del secondo palo ha calciato praticamente addosso a Calcina che è stato provviziale a chiudere lo specchio e a proteggere il proprio portiere respingendo praticamente da due passi. La formazione ospite a fare la partita intanto ancora una conclusione di Cardinali dal limite, la parata di Mazzocchetti. Attenzione, andiamo ancora da Paolo. Paolo a Pescara. È stato ancora Parolo. Pescara disastro, Paolo. Pescara disastro. A mettere in rete davvero disastrosa la difesa biancazzurra che aveva rischiato anche di prendere il secondo gol un minuto dopo la rete del vantaggio laziale. Sono passati altri minuti, pochissimi bisogna dire, rispetto al vantaggio laziale. Ancora il giocatore con la maglia numero 16 è riuscito a bucare la difesa del Pescara. Paolo, dopo la prova comunque sufficiente, una prova coriacea con la Fiorentina, oggi una squadra di nuovo impresentabile in questi primi 14 minuti di gioco. Sì, una squadra davvero impresentabile, inguardabile, non si può tollerare sicuramente da un punto di vista ovviamente sportivo, non si possono tollerare leggerezze del genere, continua ad attaccare ancora la formazione di Inzaghi. Che vuole ok, allora Paolo, fammi tornare da Roberta per chiudere il collegamento da Pineto, do altri 30 secondi a Roberta e poi torno da te. Roberta. Sì, ti dicevo Andrea che questo Pineto oggi non sembra proprio brillantissimo come sempre, qualche disattenzione di troppo, prima Pomante qualche istante fa ha sbrogliato una situazione che si poteva fare più pericolosa, è una Jesina che sta facendo la partita mentre il Pineto sta cercando di giocare di rimessa, forse finirà meglio la formazione ospite che non quella di casa. Restituisco la linea a te per ora, sempre 0-0 quando siamo al 44esimo. Grazie a Roberta Di Sante, siamo addirittura ad arrivo per i primi tempi sia in Serie D sia in Lega Pro, ma torniamo da Paolo Renzetti, stavamo parlando di questo inizio davvero pessimo di un Pescara che ha preso due gol da Parolo, ma altri gol poteva prenderne perché è una Lazio che sta facendo il comodo suo sul manterboso dell'Adriatico Cornacchia. Sì Andrea, hai detto bene perché nel periodo non collegato c'è stata una clamorosa occasione per Keita che quasi dal vertice dell'area piccola aveva concluso praticamente a botta a sicura trovando una deviazione di un difensore del Pescara con il pallone che era terminato di un soffio fuori, ma dopo qualche istante nell'attacco successivo la formazione laziale è riuscita a segnare il gol del 2-0 che serve alla squadra di Simone Inzaghi a mettere davvero una seria ipoteca sulla conquista della vittoria questo pomeriggio in riva all'Adriatico, davvero una doccia gelata per i tifosi del Pescara che ne parlavamo anche prima. Avevano chiesto alla vigilia della partita con la Fiorentina e anche alla vigilia di questa partita dignità e prova d'orgoglio da parte della squadra. Bisogna dire che rifacendosi comunque alle parole usate dai tifosi nel famoso comunicato, queste e questi aggettivi non si stanno vedendo al momento in casa biancazzurra perché l'avvio di gara del Pescara di Massimo Oddo è stato a dir poco disastroso con due gol subiti in 14 minuti e con altre due reti mancate dalla Lazio in maniera clamorosa, una in particolare da Keita. Fanno festa i tifosi della Lazio, il migliaio di tifosi laziali giunti a Pescara ammutoliti invece i supporters biancazzurri, sappiamo quanto tengano i tifosi del Pescara a questa partita.
partita, ma fino a questo momento in campo invece, se mi consenti il gioco di parole, non c'è davvero partita, con la Lazio che sta dominando in lungo e in largo, attacca ancora la formazione laziale con Keita che lascia Lukaku, ancora Lukaku, il tentativo di cross, l'intervento di Ben Ali che spedisce il pallone in calcio d'angolo, c'è il terzo tiro dalla bandierina per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Allora attendiamo, Andrea, se tu sei d'accordo, la battuta di questo calcio d'angolo, il terzo tiro dalla bandierina per la Lazio, e poi restituiremo la linea allo studio quando siamo entrati già nel corso del 18° minuto. Ribadiamo il parziale: Pescara 0, Lazio 2, doppietta di Parolo per la Lazio al 9° e al 14°. La battuta del calcio d'angolo per la formazione ospite, impietrito in panchina Oddo, la battuta, pallone in area di rigore, colpo di testa, ma c'è il fischio dell'arbitro che ha ravvisato una posizione irregolare di un giocatore della Lazio. Gioco fermo, calcio di punizione in favore del Pescara, 19 minuti all'Adriatico, Pescara 0, Lazio 2 a Terralina. Ok, grazie a Paolo Renzetti. Sono finiti tutti i primi tempi in Lega Pro. Tra poco andremo da Agna Cantagalli per un commento anche con Francesco Di Francesco, però aspettiamo, ora dedichiamoci ai finali di Serie D. Vi dico che allo Stadio Gran Sasso Italia Italo Acconcia è finito il primo tempo effettivamente con il vantaggio dell'Arzachena sul campo. No, c'è il pareggio dell'Avezzano. Subito a Muravera. Ah, ok, stiamo approntando il collegamento, pensavo che era già al telefono il nostro Giacomo Cauda che ci sta raccontando, che ci racconta gli eventi da Muravera. Dunque 1-1 tra Muravera e Avezzano, mentre l'Aquila, come detto, è sotto all'intervallo con l'Arzachena per effetto del gol segnato da Branicchi, un risultato che al momento è bugiardo. Muravera. Allora, buongiorno, ha pareggiato al 46esimo, anche 47esimo l'Avezzano, forse l'unico tiro in porta che ha fatto in tutta la partita, tutti i primi 45, però un tiro dalla lunga distanza, pallone sceso di colpo, si è infilato in corso d'Italia, il classico tiro della domenica. L'autore del gol, Giacomo? Non sono riuscito a vederlo, ve lo faccio sapere dopo, ma purtroppo non sono riuscito nella confusione a vedere il numero. Comunque un gran tiro dalla distanza, hai detto. Sì, un tiro dalla distanza, da fuori area, di prima intenzione, proprio quei tiri, ci provi e poi vedi come va, è andata bene, appunto. Perfetto. Okay? Perfetto. Ti faccio sapere dopo. Grazie. Ciao. Grazie a Giacomo Cauda. Allora, non so se a Pineto è finito il primo tempo, vedo Roberta Di Sante in bassa frequenza. Allora, Roberta, è finito il primo tempo? Sì, Andrea, finito il primo tempo 0-0, le squadre sono tornate adesso negli spogliatoi, un primo tempo in cui, vi dicevo, a fare la partita è stata più che altro la Jesina più che il Pineto, un Pineto oggi parso non brillantissimo in questi primi 45 minuti, una occasione per parte, diciamo più di quelle più importanti, al 9° proprio in apertura Trudo ha scaricato dalla sinistra indietro per Cardinali, dal limite ha fatto partire una gran botta costringendo ad alzare oltre la traversa Mazzocchetti, che si è fatto trovare pronto in questa occasione, e poi al 31esimo invece per il Pineto l'occasionissima sui piedi di Esposito che da due passi ha calciato però addosso a Calcina, che è stato bravo a chiudergli lo specchio e a proteggere l'intervento del proprio portiere, un po' meglio la Jesina che ha avuto un altro paio di occasioni con il tiro cross di Cameruccio che ha centrato la parte superiore della traversa per poi spegnersi in out, e un'altra conclusione dal limite di Cardinali sulla quale però anche in questo caso Mazzocchetti si è fatto trovare pronto. Un po' di disattenzioni, qualche passaggio di troppo, poche verticalizzazioni, insomma ci aspettiamo che Omaolo strigli un pochettino i suoi nello spogliatoio per farli tornare un po' più carichi nella ripresa. Grazie Roberta. Allora, schermate della Lega Pro e poi della Serie D, finali di primo tempo. Fano San Benedettese 1-2, Mancuso Agodirin e Germinale, poi Gubbio Ferralpi Salò 2-0, reti di Ferretti e Ferri Marini, Maceratese Padova 0-0, Mantova Albino Leffe 0-1, autogol di Donnarumma, finale Reggiana Modena 1-0, Teramo Sant'Arcangelo 0-1, Venezia ancora 0-1, rete di Del Sante. Andiamo in Serie D, girone F.
Agnonese San Maurese 0-0, Campobasso Castelfidardo 1-0, ha sbloccato poco fa Esposito per il Campobasso. Matelica Civitanovese 1-0, rete di Pera, Monticelli San Marino 1-1, Braccini per la squadra del Titano, pari di Negro su rigore per i marchigiani. Pineto Jesina 0-0, Recanatese Vastese 0-0, Romagna Centro Alfonsine 0-0, Vispesaro San Nicolò 1-0, proprio al 47esimo la rete segnata da Costantino per la Vispesaro. C'è Matteo Falzon? Ok, allora Matteo, rapidamente solo per la descrizione del gol. Sì, praticamente sul filo del fuorigioco Ridolfi ha servito Comi, che è scattato proprio sul filo del fuorigioco, gli si è fatto incontro Ciotti, Comi ha appoggiato all'indirizzo di Costantino che solo davanti alla porta sguarnita ha messo in rete. Tutto questo quando eravamo al 46esimo e 15 secondi, dunque in pieno recupero, sono state le proteste, ma l'arbitro e il suo assistente hanno convalidato la rete, dunque 14esima rete stagionale per l'ex Rocco Costantino, squadra a riposo, linea allo studio. Grazie a Matteo Falzon, rapidamente anche il girone G. Foligno Stiamare, come detto, non si gioca, abbiamo già messo lo 0-3 a tavolino. L'Aquila Arzachena 0-1, Branicchi, Monterosi Torres 2-0, un gol di gol segnato da Pippi, il primo perlomeno. Muravera Avezzano 1-1, Nuorese Albalonga 2-1, Pintori su rigore per l'Albalonga, poi Scinto e Pusceddu per la Nuorese. Rieti Lanus 6-1-0, rete di De Martis, doppietta di Puntoriere per il vantaggio doppio del San Teodoro sul Flaminia 2-0, e poi giocata ieri Trestina Città di Castello 2-0. Iniziata alle 15, Latte Dolce Sassari, San Sepolcro 0-0. Andiamo allo stadio Bonolis di Teramo per un commento ampio a questa prima frazione, un commento che affidiamo ad Ania Cantagalli ma anche a un Francesco Di Francesco che vedo piuttosto, scusate il termine, attapirato. Ania. Sì, Francesco è abbastanza attapirato, ma perché immagino sia sulla mia stessa lunghezza d'onda, perché dopo l'episodio negativo del calcio di rigore per il Sant'Arcangelo, forse per un'ingiunità di Camilleri, ma poi le immagini ci confermeranno l'impressione della tribuna, Teramo ha fatto ben poco per recuperare. Beh, non c'è molto da aggiungere a quello che ha detto Ania, tra l'altro un fallo inutile, una trattenuta inutile, era a spalle alla porta appena dentro l'area, poi le immagini confermeranno con 2-3 giocatori attorno, insomma una sciocchezza. E poi il Teramo, sì, tanta buona volontà, l'impegno qui sotto la tribuna, imparato, grande dinamismo, grinta, tutto quello che vogliamo, però aveva fatto i 18 cross, non ne ha messo uno come si deve. Amadio, luci e ombre, ci sono certi momenti che Amadio sembrava brutta copia del giocatore che abbiamo visto per un paio di stagioni, quindi insomma zero e porto zero, non c'è molto da aggiungere, c'è solo da sperare in un secondo tempo migliore, ma non riesco a vedere in cosa possa migliorare questa squadra, senza idee, senza gioco, senza nulla, solo disordine, solo improvvisazioni, giocate estemporanee. E siccome ci sono due proverbi, uno positivo e un altro negativo, sulla speranza, chi di speranza vive disperato crepa, la speranza è l'ultima a morire, e speriamo di non morire, ma qui si sta soffrendo proprio, nulla di nuovo, giocatori diversi da quelli di prima del mercato, prima dell'ultima partita, però non è cambiato nulla, proprio uno spettacolo indecente. Barbuti, Francesco, si è visto poco fino a questo momento, anche perché non è stato servito al meglio. Stavi dicendo prima dei cross, sono arrivati pochi e male, soprattutto poi gli arriva palla lunga verso l'area e non è quello il suo compito, insomma. Non solo, ma poi né Barbuti né Sansovini sono stati messi mai in condizioni di poter provare a fare una giocata e di trovare una soluzione. Barbuti si è dato molto da fare, un giocatore con determinate caratteristiche che va servito in un determinato modo, ma perché lo si possa servire sia lui che Sansovini, ci vogliono giocatori adatti alle loro spalle, ci vuole un sistema di gioco che per adesso non si è visto, insomma, ecco. Secondo te, speriamo di no, ma se dovesse finire così, Zauli rimarrà sulla panchina del Teramo? Io mi auguro di no.
Beh, intanto come prima cosa mi auguro mi aspettavo una risposta diversa da Francesco, sapendo come la pensa. Andrea, mi auguro prima di quello, perché a me Inzaghi non me ne frega proprio niente, insomma, se me ne frega oggi perché è allenatore del Terni, sennò poi addio per sempre e mai più rivederci. No, anche perché Francesco si stanno vanificando dei risultati degli altri campi, che sono risultati confortanti. Oggi una vittoria del Teramo sarebbe particolarmente proficua dal punto di vista di classifica. Varrebbe oro, platino, diamante, varrebbe tutto. Il Modena che ha perso, il Forlì ha perso ieri, il Fano sta perdendo in casa con la San Benedettese, sì, vince l'Ancona a Venezia, però non è quello, gli altri risultati stanno andando bene. Ripeto, mi auguro che il secondo tempo il Teramo riesca a trovare una giocata, un episodio, che il Sant'Arcangelo faccia una fesseria come l'ha fatta la difesa del Teramo poi sul rigore realizzato dal Sant'Arcangelo, faccia una fesseria pure il Sant'Arcangelo e si riesca a trovare un gol e poi speriamo, che vi devo dire, non c'è nulla da dire, guarda, è una cosa, ripeto, inguardabile. Va bene, grazie a Dania, grazie a Francesco e speriamo per il Teramo che sia un secondo tempo di tenore diverso. Bisogna dire che quest'oggi le cose non stanno andando granché bene per le abruzzesi, peraltro eravamo in debito del gol dell'Avezzano, il gol è stato segnato da Padovani, l'Avezzano ha rimesso in piedi una partita iniziata male, l'Aquila sta perdendo, il San Nicolò sta perdendo, il Pineto sta pareggiando con la... Sì, vai Paolo. Il gol del Pescara arrivato con Ben Ali che ha ribadito in rete dopo una respinta del portiere della Lazio in posizione regolare, ha guardato il primo assistente Ben Ali, primo assistente Vivenzi di Brescia che si è subito diretto verso il centrocampo, dunque gol considerato regolare, partita che lo è ampiamente regolare, il gol di Ben Ali. Regolare quello che era sembrato anche a noi, dicevo, partita che sembrava davvero più che chiusa al di là del 2-0, che invece ora vede il Pescara sul 2-1 con peraltro Paolo in precedenza era stato annullato un gol a Verre in posizione di offside, in quella circostanza non c'erano stati dubbi proprio per la posizione dell'ex perugino, questa volta invece Ben Ali era in posizione regolare, dunque il gol valido, gol che riapre la partita che dà qualche speranza in più al Pescara che comunque sta soffrendo maledettamente, la maggiore fisicità ma soprattutto la maggiore caratura tecnica della formazione di Inzaghi. Sono 31 minuti di gioco allo Stadio Adriatico, Pescara 1, Lazio 2, ricordo il gol di Ben Ali un minuto fa, te la linea. Grazie Paolo, ecco, stavo dicendo che il panorama quest'oggi non era particolarmente proficuo per le squadre abruzzesi, il Teramo sta perdendo in Lega Pro, in Serie D la Vastese è solo 0-0 a Recanati, sta perdendo il San Nicolò, sta pareggiando il Pineto con la Jesina e nel girone G di Serie D l'Aquila è sotto in casa con l'Arzachena, l'Avezzano ha pareggiato proprio alla fine del primo tempo, ma al momento non ci sono sorrisi in chiave abruzzese, speriamo che i secondi di tempi possano regalare qualche sorriso in più e il Pescara invece ha un'ora per cercare di completare una rimonta che sarebbe clamorosa per quello che è stato un approccio totalmente negativo della squadra che nel primo quarto d'ora è stata asfaltata dalla Lazio che evidentemente negli ultimi minuti qualcosa ha concesso, in precedenza giusto il gol, giusto l'annullamento del gol di Verre, in questo caso però il gol di Ben Ali assolutamente regolare, Ben Ali che era dietro la linea difensiva della Lazio al momento del tiro dal limite che era stato respinto da Marchetti, quindi tap-in regolare del giocatore libico. Vediamo i risultati di Serie A perché ci sono dei cambiamenti da segnalare, l'Atalanta ha raddoppiato ancora con il Papu Gomez e se il primo gol era stato di natura regolare, un gol tutto sommato semplice per uno come Gomez, il secondo è un autentico capolavoro da vedere e rivedere. 0-0 tra Chievo e Udinese, Torino sempre avanti a Empoli grazie al gol di Belotti, il Sassuolo poco fa si è portato in vantaggio a Marassi contro il Genoa, rete realizzata da Pellegrini, poi Pescara-Lazio come detto 1-2.
Possiamo rientrare, possiamo riprendere dunque con il giro dai campi, ripartendo da Paolo Renzetti, un altro minuto per lui, dopodiché scendiamo in Lega Pro e poi in Serie D. Paolo. Sì, grazie, mi dai la linea. Qualche istante dopo una conclusione di Biraghi parata in due tempi da Marchetti. Pescara che si è rianimato anche il pubblico presente questo pomeriggio allo stadio Adriatico, e anche la formazione di Oddo ora sembra più convinta, diciamo, dei propri mezzi, anche più decisa. È chiaro che questo gol arrivato a un quarto d'ora dal termine del primo tempo permette al Pescara di tornare a sperare. Gara difficilissima, lo era la vigilia, si sta confermando tale, ma è chiaro che questa rete, in un certo senso, oltre ad aprire la partita, consente ai biancazzurri di essere più speranzosi, anche perché ora la squadra di Oddo attacca, o cerca di farlo con maggiore convinzione. Ora però viene perso scioccamente un pallone sulla tre quarti laziale, con la spera che termina in fallo laterale. Lukaku si incarica della rimessa con le mani, pallone per Keita, subisce forse un fallo, e così, secondo Giacomelli di Trieste, c'è stato l'intervento di Stendard che ha allargato le braccia, dunque il fischietto Giuliano va a comandare un calcio di punizione in favore della Lazio. Quando siamo entrati nel corso del 34esimo minuto del primo tempo, siamo comunque in zona centrocampo, dunque possiamo restituire la linea allo studio. 11 minuti più eventuale recupero al termine qui a Pescara. Pescara 1, Lazio 2, a te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti. Io non so se è iniziato il secondo tempo a Teramo, chiedo Lumi ad Ania Cantagalli. Sì, allora andiamo un paio di minuti con te, Ania. Sì, è iniziato da due minuti, Andrea, sempre 1-0 per il Sant'Arcangelo sul Teramo. Subito due cambi, uno un po' particolare per quanto riguarda il Teramo, perché è uscito Karkalis ed è entrato Carrauro, ma la notizia è che Di Paolo Antonio praticamente in questo momento sta facendo il terzino sinistro, con Carraro che è andato invece a fare il trequartista al posto proprio del giocatore teramano, ruolo che ha occupato il giocatore teramano nel primo tempo. Primo cambio anche per il Sant'Arcangelo, è uscito Rossi, è entrato Flori, adesso c'è un tentativo da parte di Sansovini, ribattuto però da Adorni con il seguente calcio in angolo per il Teramo. Quindi subito un cambio per Zauli, che prova ad essere un po' più offensivo, perché sicuramente Di Paolo Antonio poi darà una mano in avanti, un colpo di testa da parte di Baccolo dovrebbe essere, che però è terminato fuori dal calcio in angolo battuto da Sansovini. Occasione, attenzione, attenzione Ania, scusami, andiamo da Paolo Renzetti. Calcio di rigore per il Pescara, è finito a terra, e vediamo chi è stato il giocatore, che Zampano finito a terra in area di rigore della Lazio, e dopo che il Pescara era riuscito a recuperare un pallone sulla tre quarti, il direttore di gara Giacomelli di Trieste non ha avuto dubbi e ha assegnato il calcio di rigore e ha indicato il dischetto. Vedremo quale sarà il giocatore che del Pescara che si incaricherà della battuta. Dovrebbe essere Gianluca Caprari, se non andiamo errati è proprio Gianluca Caprari, pronto all'eventuale trasformazione di questo tiro dagli 11 metri. Incrociano le dita i tifosi del Pescara, mentre Marchetti sta tentando di innervosire in un certo senso l'attaccante del Pescara, che non rientra verso la linea di porta, lo sta facendo in quest'istante. Dunque non ci sono state proteste però da parte dei giocatori della Lazio, è sembrato evidente il fallo commesso su Zampano in area di rigore ospite. Dunque tutto pronto per la battuta di questo calcio di rigore, siamo al 36esimo minuto, parte Caprari, il tiro e la parata del portiere Federico Marchetti. Dannata questa stagione per il Pescara, e non solo dai gli 11 metri, sbaglia l'ennesimo rigore il Pescara, sbaglia l'ennesimo rigore Gianluca Caprari, punteggio che resta di Lazio 2 Pescara 1, a te la linea Andrea. Beh, tirato male Paolo, tirato male perché non era angolato questo tiro, e Marchetti ha effettuato una parata quasi scolastica, abbiamo visto anche lo sguardo di Massimo Oddo, difficile commentare ulteriormente questi errori dal dischetto, perché poi Pescara ha tantissimi limiti, però Paolo, se sbagli anche queste opportunità chiaramente vai a vanificare quel poco di buono che riesci a fare.
Sì, davvero, davvero incredibile. Credo che siano 5 i rigori falliti dal Pescara in questa stagione. Io credo che probabilmente si tratta di un record per il calcio italiano. Non ricordo negli ultimi anni tanti errori dagli 11 metri da parte di una squadra del massimo campionato. È davvero incredibile, perché questo rigore avrebbe permesso al Pescara di riaprire una partita che sembrava dopo un quarto d'ora ampiamente chiusa. Però Caprari che ha voluto prendersi la responsabilità della battuta dagli 11 metri, probabilmente poteva essere anche Biraghi a calciare il rigore, lui da ex giocatore, diciamo da giocatore nato nella Roma, evidentemente pregustava un gol ai cugini. Invece c'è stata questa battuta, direi sicuramente non delle migliori, anzi rigore calciato davvero molto male, neanche tanto forte, e per Marchetti c'è stata una parata direi neanche tanto straordinaria. Dunque restiamo sul punteggio di Pescara 1 Lazio 2, siamo al 38esimo minuto, gara che resta aperta, ma per il Pescara c'era stata la possibilità concreta di trovare un pareggio che sembrava davvero sperato. Attenzione in avanti la Lazio, il tiro di Immobile che viene respinto, la difesa del Pescara attacca ancora la formazione di Simone Inzaghi, siamo sul settore di destra con la formazione ospite che va a guadagnare una rimessa con le mani. Sono 39 minuti di gioco a Pescara, Pescara 1 Lazio 2, a te la linea. Grazie, torniamo da Agnia Cantagalli, mezzo minuto per chiudere il collegamento, nel frattempo approntiamo il collegamento telefonico con l'Aquila. Agnia. Sì, sesto minuto Andrea, sempre 1-0 per il Sant'Arcangelo sul Teramo, c'è un fallo adesso commesso da Speranza su Cuori, siamo nella metà campo del Teramo, ci sono tante proteste da parte dei tifosi biancorossi perché accusano Cuori di essere molto spesso per terra a lamentarsi dei falli e quindi delle conseguenti perdite di tempo. Non c'è stato praticamente nulla da segnalare fino a questo momento, se non di Paolo Antonio che avevamo detto prima è stato piazzato sull'out di sinistro in difesa, ma spesso e volentieri fino a questo momento è salito per cercare di mettere in moto Barbuto in mezzo all'area con dei cross per l'attaccante del Teramo. 1-0 ha segnato Cuori al 17esimo nel primo tempo su rigore che per il momento sta decidendo questa sfida al Bonolis. A te Andrea. Grazie, Serie D Girone G, Ugo Cipriani per l'Aquila Arzachena, un paio di minuti Ugo. Eccoci qua, il risultato è ancora fermo sull'1-0 in favore dell'Arzachena. Bisogna dire che l'Aquila in questo inizio della ripresa, siamo arrivati al 13esimo minuto, sta premendo veramente tanto. Morgia ha cercato di cambiare l'assetto in campo facendo entrare al settimo Ranelli al posto di Gagliardini, quindi un centrocampista al posto di un difensore, e quindi sostituendo Zane che aveva dato tanto con Steri. L'Aquila preme tanto, il pubblico rumoreggia perché in qualche occasione ha ritenuto di non essere stata accontentata su falli che l'Arzachena commette regolarmente, perché è una squadra veramente molto decisa, non lascia nulla al caso, ha questi due attaccanti che sicuramente in avanti hanno il loro peso, tra l'altro si sono fatti vedere in una buona azione a proprio inizio della ripresa su un disimpegno, per cui sia Steri che sia Andrea Sanna che Branichi si erano portati in avanti su questo ribaltamento. Attenzione, scusami Ugo, Paolo. Il gol del Pescara, il gol realizzato dalla formazione bianca-azzurra è stato Brugman al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato proprio da Gianluca Caprari a mettere il pallone in rete al volo, davvero gol di ottima fattura da parte del giocatore del Pescara, e dunque arriva questa volta sì il pareggio della formazione bianca-azzurra con Gaston Brugman che va a esultare sotto il settore distinti. Dunque cambia ancora il punteggio allo stadio Adriatico quando siamo giunti ora al 42esimo minuto. Gol. Pescara 2 Lazio 2, il gol di Brugman Andrea. E che gol, un sinistro al volo bellissimo di Brugman, una gara folle, una gara pazza, e un Pescara incredibilmente in partita che anzi poteva essere addirittura in vantaggio se non ci fosse stato quell'errore di Caprari. Gran gol di Brugman. Torniamo all'Aquila per chiudere il collegamento, Ugo.
Beh, nel frattempo che il Pescara segnava questo splendido gol, l'Aquila ne ha mangiato uno con Noman, che si è trovato un pallone al centro dell'area, un pallone caparbiamente portato in avanti da Pietrantonio, che lo ha rimesso al centro. Il portiere aveva soltanto smanacciato, Noman si è trovato questo pallone proprio al centro della porta, proprio poco fuori dall'area piccola, non è riuscito a chiudere la conclusione, pallone alto sulla traversa. Direi che siamo al 15° del secondo tempo, 1-0 ancora per la Zarena, e ti restituisco la linea. Bene, bene, grazie a Ugo Cipriani. Continuiamo con il giro dai campi, andiamo ora al girone F a Pineto, per Pineto Jesina, con Roberta Di Sante. Roberta. Sì Andrea, siamo giunti al 12° minuto di questa ripresa, sempre 0-0 il risultato parziale qui dal Mariani Pavone tra il Pineto e la Jesina. C'è da dire che al 10° sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina la Jesina era riuscita ad passare in vantaggio, però poi con un colpo di testa di Calcina, ma il direttore di gara aveva già fermato il gioco per un fallo in zona d'attacco. Il Pineto non è stato finora brillantissimo, e ci aspettavamo che Amauro facesse qualche cambio, perché neppure in questi primi minuti della ripresa c'era stata una vera e propria reazione. E allora ecco che arriva quello che avevamo effettivamente pensato, visto che comunque la formazione di casa stava soffrendo un po' a centrocampo. Amauro ha deciso di indietreggiare il pucciatore. Ecco che fa No Goluso su un cross, occasionissima per il Pineto. Andrea, proprio in questo istante c'è stato un cross improvviso, un cambio di gioco dalla sinistra sul secondo palo, il colpo di testa di Logoluso che però è terminato sull'esterno della rete, dunque qualcosa che inizia a muoversi finalmente, viene da dire, dopo 14 minuti di questa ripresa che se ne sono andati. Vi dicevo, c'è stato questo cambio di modulo da parte di Amauro, con Cacciatore che viene abbassato ad aiutare il centrocampo, il Ciarcelluti che invece è andato a posizionarsi in attacco a fianco a Palumbo, con Emili che invece è stato richiamato in panchina. E adesso vediamo se appunto l'abbassamento di Cacciatore sulla linea dei centrocampisti può dare una mano a mettere qualche pallone, diciamo, buono in più per gli attaccanti, che possono ricevere qualche pallone ben messo e fare un pochettino più di movimento in avanti. Perché il Pineto effettivamente stava soffrendo un po' in questa partita, finora un passo indietro rispetto alle due precedenti prestazioni. Adesso vedremo se cambierà qualcosa nel corso di questa ripresa. Intanto Pomante si spalungo, serve Mariani, è una sfera che termina di poco al lato della porta difesa da Bolletta. Adesso okay. Pineto che forse sta Grazie a Roberta. Andiamo per un minuto e mezzo anche da Matteo Falzon a Pesaro per Vis San Nicolò. 4 minuti e 5 secondi nel corso della ripresa, qui siamo in netto ritardo rispetto agli altri campi. Nel secondo tempo da segnalare due occasioni, una per parte. Al secondo bisogna sostituire il pallone a Ridolfi, pallone per Stivaletta che ci prova dai 20 metri, Iglio ha bloccato a terra senza problemi. Al quarto, qualche istante proprio prima di entrare in collegamento, azione di contropiede per la squadra di casa dopo un pallone perso da Bosi, ci ha provato Ridolfi dal limite con palla che è finita sul fondo poco. 4 minuti e 40 nel corso del secondo tempo, dunque attacca ancora la difesa, non ci sono state sostituzioni nel corso dell'intervallo. Ora recupera il pallone Minillo, fa ripartire l'azione dei suoi con Deggia, l'apertura verso Mazzetti, il pallone però direttamente in fallo laterale nei pressi della panchina dove è il tecnico David Sassarini della Vis Pesaro. Dunque quella rimessa è per i biancorossi di casa con il numero 11, che si tratta di Bugaro.
la rimessa per la Vispesaro con Bugaro, il colpo di testa allontanare di Milillo, ancora in fallo laterale, guadagna metri però la Vispesaro quando abbiamo superato da poco il quinto di questo secondo tempo. Si scaldano i giocatori delle due panchine, praticamente tutta la panchina e i giocatori a disposizione di mister Epifani, qualche giocatore anche per la Vispesaro di mister Sassarini. Attenzione al numero 4 Grieco, poi l'apertura di Ficola fa venire in avanti il numero 7 che è Comi, ovvero il passaggio vincente, l'assist vincente, l'autore dell'assist vincente per il gol di Costantino proprio nel corso dei minuti di recupero nel corso del primo tempo, su una posizione dubbia di fuorigioco che bisognerà rivedere. Attenzione ancora alla formazione della Vis con Ficola, poi fermato l'intervento da parte di Bonzi che fa carambolare il pallone sui piedi del giocatore della Vis. La rimessa ancora per la Vispesaro, è sempre in zona d'attacco, ma dall'altra parte sì. E allora siamo a sesto minuto e 5 secondi nel corso del secondo tempo. 1-0 Vis, linea allo studio. Grazie, grazie a Matteo Falzon. Allora c'è il pareggio dell'Aquila, quindi tra pochissimo avremo Ugo Cipriani. Eccolo, c'è Ugo. Eccomi, pareggio dell'Aquila, gol spettacolare di Noman. Dicevamo aveva fatto finalmente Noman. Finalmente Ugo. Noman. Qualche secondo fa, ha avuto 5 minuti prima, 19esimo il gol, 14esimo Noman aveva fallito un'occasione molto simile a questa, non era riuscito a girare. Questa volta sul pezzo d'angolo il cross di Russo era stato parato dal portiere, spedito sull'altro lato, sulla parte di destra dell'attacco dell'Aquila, rimessa di Alboreta Noman ha stoppato di sinistro e in acrobazia al volo ha tirato di destro, gol spettacolare, ha acceso lo stadio, come potete sentire dal mugugno di prima c'è entusiasmo in questo momento. 1-1 adesso, siamo al 22esimo minuto e l'Aquila devo dire che adesso ha addrizzato una partita che si stava mettendo veramente male. L'Arzachena si era tirata completamente nella propria metà campo e addirittura in area c'erano 10 giocatori dell'Arzachena. Perfetto, perfetto, grazie Ugo, ci sentiamo più tardi. Torniamo da Paolo Renzetti, un minuto e mezzo di commento perché è finito il primo tempo all'Adriatico Cornacchia, pirotecnico 2-2. Sì, è finito Paolo, il primo tempo senza recupero, squadre negli spogliatoi dopo 45 minuti di gioco, sul risultato come detto di parità 2-2, la doppietta di Parolo al nono e al quattordicesimo aveva fatto pensare ad una gara già chiusa dopo un quarto d'ora, poi il ritorno del Pescara che ha segnato il 2-1 con Benalì, ha fallito il rigore con Caprari del 2-2 che è arrivato al 41esimo con un tiro al volo di Brugman dall'interno dell'area di rigore sugli sviluppi di un angolo calciato proprio da Gianluca Caprari che qualche minuto prima aveva fallito il tiro dagli 11 metri, 5 rigori sbagliati dal Pescara in questa stagione. Pescara, Andrea, anche questa è una notizia, uscito fra gli applausi fragorosi dei tifosi di casa, ovviamente rinfrancati da questo 2-2, davvero insperato. Dunque, dopo 45 minuti di gioco, tra l'altro molto corretti, non ci sono stati, perlomeno non abbiamo visto cartellini gialli sventolati dal fischietto Giuliano, il signor Giacomelli di Trieste, dunque squadre negli spogliatoi sul risultato di 2-2 Pescara che ha giocato un finale di tempo davvero importante per intensità e voglia, quell'intensità che volevano, che chiedevano i tifosi alla vigilia di questa partita e dopo un inizio di gara davvero sconcertante è uscito fuori finalmente il Pescara. 2-2 dopo il primo tempo all'Adriatico, a te la linea. Grazie Paolo, giro di schermate e poi la pubblicità. Andiamo con la Serie A. Finiti i primi tempi, Atalanta-Cagliari 2-0, doppietta di Gomez, Chievo-Udinese 0-0, Empoli-Torino 1-1, dopo il gol di Belotti proprio prima del fischio di chiusura del primo tempo, il pari di Pucciarelli, Genoa-Sassuolo 0-1, Pellegrini, Pescara-Lazio 2-2, come ci ha detto Paolo Renzetti, Benalì e Brugman hanno rimontato la doppietta di Parolo. Vediamo la Lega Pro. Con Fano e Samb sempre sull'1-2, poi Gubbio Feral Pisalo 2-1, poco fa ha accorciato le distanze la squadra lombarda, il Padova in vantaggio a Macerata, rete di Russo sul rigore, pari del Mantova con l'Albino Leffe, ha segnato Di Sant'Antonio, poi Teramo Sant'Arcangelo sempre 0-1 per il Venezia, il pari del solito Moreo, pari segnato ad inizio di ripresa, dunque Venezia Ancona 1-1. Vediamo la Serie D, Girone F, ora l'Albino Leffe torna.
torna in vantaggio proprio in questo momento. Dunque Mantova 1, Albino Leffe 2. Però possiamo andare al girone F di Serie D. Agnonese San Maurese 0-0, Campobasso Castelfidardo 1-0, Materica Civitanovese 1-0, Pineto Jesina 0-0, Recanatese Vastese 0-0, Romagna Centro Alfonsine 1-1, vantaggio di Scimanghi per gli ospiti, pari interno di Gagliardi, tutto nel giro di due minuti ad inizio di ripresa. E poi sempre Vispesa avanti 1-0 sul San Nicolò. Vediamo ora il girone G. Con Foligno Ostiamare a tavolino già messo lo 0-3, L'Aquila ha appena pareggiato con Noman, con l'Arzachena 1-1, Monterosi Torres 2-0, Di Salvatori il secondo gol del Monterosi, Muravera Vezzano 1-1, Nuorese Albalonga 2-2, doppietta di Pintori per l'Albalonga. Poi Rieti Lanusei sempre 1-0, Sant'Edoro Flaminia 2-0, e finale Trestina Città di Castello 2-0 e infine Latte Dolce Sassari Sansepolcro 0-0. Gara iniziata alle ore 15, è il momento della pubblicità, ci fermiamo e poi rientriamo per la seconda parte. Rientriamo, seconda parte di Diretta Stadio, e rientriamo con una brutta notizia perché la Vastese è sotto al Tubaldi di Recanati, Recanatese in vantaggio con la rete di Sartori al quarto d'ora della ripresa. Dunque Recanatese 1, Vastese 0. Ecco qui la grafica che ci aggiorna puntualmente di questo risultato. Per tutti gli altri risultati noi mano a mano vi diamo gli aggiornamenti e i marcatori, lo facciamo verbalmente, ma potete sempre essere aggiornati proprio al secondo grazie alla nostra grafica e grazie soprattutto al nostro serpentone trovate appunto tutti i risultati. Possiamo riprendere il nostro giro dai campi. A Pescara non si vedono ancora le due squadre in campo, allora andiamo da Ania Cantagalli, poi andremo da Paolo Renzetti per l'inizio di ripresa di Pescara Lazio. Intanto Ania, raddoppio del Rieti nel frattempo. Sì. Ania. Sì, Andrea, 25esimo qui nel secondo tempo di Teramo Sant'Arcangelo, sempre con il Sant'Arcangelo avanti 1-0. Intanto l'atmosfera si sta surriscaldando soprattutto fuori dal campo, perché la curva est del Teramo aveva qualche minuto fa esposto uno striscione in memoria di Davide De Carolis, il soccorritore deceduto in seguito allo schianto dell'elicottero del 118 a Campo Felice, nel quale c'era anche la guida alpina Davide De Carolis, teramano di 40 anni. Poi però è stato spesso esposto un altro striscione in cui si invita ancora una volta a tirare fuori gli attributi. Ci sono stati dei cori con esortazioni non proprio amichevoli alla squadra a vincere questa partita. Per quanto riguarda invece il campo, Zauli ha esaurito tutti i cambi perché è entrato Petrella al 13esimo al posto di Baccolo ed è entrato poco fa anche Tempesti, che fa il suo esordio con la maglia del Teramo al posto di Barbuti. Adesso è una sorta di 4-2-4 con i Lari. Quindi bocciato Barbuti, Ania? Bocciato Barbuti, ma a mio avviso non per colpa sua, Andrea, perché è stato servito poco e male, soprattutto con i cross di Imparato, che devo dire è molto bravo in fase difensiva, ma in fase offensiva è da rivedere, almeno per il momento, il terzino destro del Teramo. E poi ci sono state, Andrea, tre occasioni per Carraro, una dagli sviluppi di un calcio d'angolo al 13esimo, quando proprio Di Paolo Antonio ha provato a mettere in moto la testa di Carraro, ma il suo colpo di testa è finito di poco fuori. E poi ancora Carraro due volte dalla distanza, l'ultima volta dagli sviluppi di un calcio di punizione, una sorta di schema, ha provato a far male a Nardi, ma nella prima occasione il pallone è terminato alto sulla traversa, nella seconda invece è il portiere
partita del Sant'Arcangelo ha parato centralmente senza problemi. Il Sant'Arcangelo, almeno fino a questo momento, si sta limitando a controllare. C'è stato anche il secondo cambio per i romagnoli, è uscito Merini, è entrato Defendi, un attaccante con un attaccante, quindi non è cambiato nulla nello schieramento degli ospiti. Adesso il Teramo che prova a venire in avanti con Ilari, che alza lo sguardo e vede il movimento sulla corsa di Sansovini, ma viene fermato bene Sansovini da Adorni, che poi dà indietro a Nardi per il lancio lungo dell'estremo difensore romagnolo, su cui però c'è la testa di Speranza che anticipa Cori, Di Polo Antonio all'indietro ancora per Ilari e poi Speranza. Il Teramo adesso prova a ragionare, perché perdere oggi vorrebbe dire davvero perdere una fetta di Lega Pro, sarebbe una sconfitta sanguinosa quella odierna, anche in considerazione degli altri risultati che si stanno avendo fino a questo momento. Ci sono state, vi segnalo, anche delle proteste per un fallo di mano di Sansovini ravvisato dal direttore di gara in area di rigore del Sant'Arcangelo. Si pensava un calcio di rigore per il Teramo, però il direttore di gara ha fischiato il fallo di mano per l'attaccante, commesso dall'attaccante del Pescara, quindi c'è stato un calcio di punizione a favore del Sant'Arcangelo. Da rivedere invece un episodio nel primo tempo con protagonista Barbuti al 35esimo, che è stato atterrato, però dalla tribuna non ci sembravano che ci fossero gli estremi per il calcio di rigore. Adesso il Teramo perde una palla sanguinosa ma finisce fuori con un deciso che rimetterà dal fondo. 28esimo, 1-0 per il Sant'Arcangelo. A te, Andrea. Grazie Ania, torniamo a Pescara perché sta per iniziare il secondo tempo. Paolo Renzetti. Sì, grazie Andrea, prendiamo la linea qui da Pescara, sta per iniziare il secondo tempo della partita Pescara-Lazio. Mi sentirai un po' affannato perché ho dovuto fare le scale in grande corsa per sapere. Ok Paolo, allora riprendo io un attimo la linea, tu fai qualche bel respiro perché altrimenti non riesce, è tutto un affanno e devi riprenderti, quindi riprendo un attimo io la linea. Vediamo la schermata della Lega Pro, visto che le squadre di Serie A sono da poco in campo, stanno per iniziare i secondi tempi. Avevamo detto che l'Albino Leffe era tornato in vantaggio a Mantova, la rete è stata segnata da Gonzi, dunque Mantova 1, Albino Leffe 2. Non sono cambiati altri risultati sempre in Lega Pro, mentre la Feral Pisalò aveva accorciato le distanze a Gubbio, il gol di Guerra per la Feral Pisalò. Iniziate il secondo tempo a Pescara, allora Paolo, un minuto e mezzo, sperando che tu ti sia un pochettino ripreso e poi ci ridai la linea. Sì, ci siamo ripresi, speriamo di sì. Allora, è iniziato da 30 secondi il secondo tempo, la ripresa non ci sono state, se non andiamo errati, sostituzioni, dunque in campo gli stessi 22 del primo tempo. Si riparte dal 2-2, dal pirotecnico 2-2 della prima frazione di gioco, questo avvio di gara davvero incredibile con le due reti di Parolo al 9 e al 14esimo, entrambe di testa, e poi il ritorno del Pescara che ha segnato al 29esimo con Benali il gol del 2-1. C'era stata una conclusione di Castanos respinta da Marchetti, il tapin vincente del giocatore di origine libica, e poi l'errore al 36esimo su calcio di rigore di Gianluca Caprari, rigore segnato per un fallo commesso in area laziale su Zampano, e poi al 41esimo il gol, questa volta tra l'altro molto bello, di Gaston Brugman, angolo dalla sinistra di Gianluca Caprari, palla per Brugman, conclusione al volo del giocatore uruguaiano, palla alle spalle dell'incolpevole portiere Marchetti. Dunque questo quanto accaduto in un primo tempo davvero incredibile. Scusami Paolo, sì. Raddoppio della Recanatese sulla Vastese, calcio di rigore trasformato da Degano, rigore che è stato siglato al 25esimo della ripresa, dunque Recanatese 2, Vastese 0, si mette proprio male per la squadra di Colavitto. A te. Sì, riprendo la linea quando viene fermato dal signor Giacomelli di Trieste un attacco del Pescara per un fallo commesso ai danni di Lucas Biglia, dunque il gioco è fermo, calcio di punizione per la squadra ospite. Siamo entrati nel corso del terzo minuto della ripresa, ribadisco il parziale, Pescara 2, Lazio 2, non ci sono stati ammoniti. Per quanto concerne i calci d'angolo, il computo è di 3-2 per la Lazio. È tutto per il momento dallo stadio Adriatico, a te la linea, Andrea.
Bene, grazie dunque a Paolo Renzetti, non ci sono altri aggiornamenti da dare in Lega Pro, allora scendiamo in Serie D, girone G, andiamo all'Aquila, Ugo Cipriani, un paio di minuti. Sempre 1-1, 37esimo della ripresa. L'Aquila sta premendo tantissimo, ha fallito un paio di occasioni, ma anche l'Arzachena in un'azione di contropiede si è portata in avanti con Verracchi, ha impegnato severamente il nostro portiere Salvetti. Dicevamo dell'Aquila che sta premendo tantissimo e in due occasioni in particolare si è fatta trovare pronta e ha spedito la sfera oltre la traversa con Noman e Mininkleri, ancora in avanti l'altro, ma il pallone è lungo. Poi Noman, lo stesso Noman al 36esimo, è entrato in area su uno scambio molto bello con il nuovo entrato. Attenzione, attenzione, scusami Ugo, Lazio di nuovo in vantaggio, ancora Parolo, tripletta per Parolo e al quarto minuto la Lazio torna in vantaggio, ancora tutto troppo semplice per la squadra di Simone Inzaghi che concede tanto in difesa ma in attacco davvero passeggia su quel che ne resta della fase difensiva del Pescara. C'era stato un palo colpito dalla Lazio e poi facile il tap-in praticamente sulla linea di porta di Parolo e dunque Lazio che torna in vantaggio, l'azione si è sviluppata sulla destra, c'è stato un palo poi colpito probabilmente da Milinkovic-Savic, sì in effetti sì, palo di Milinkovic-Savic e poi praticamente sulla linea di porta il tap-in facile di Parolo. Dunque Pescara 2, Lazio 3. Torniamo da Ugo Cipriani. Ugo. Mentre si collegava con il Pescara, l'Aquila ha rischiato un contropiede perché le palle perse, la foga di andare in avanti dell'Aquila si lascia scoperto delle occasioni all'Arzachena. Questa volta ci ha messo una pezza Sempronio che è riuscito ad anticipare l'attaccante Andrea Sana dell'Arzachena. Siamo al 39esimo, 1-1 il risultato qua al Gran Sasso di Rale dell'Aquila tra l'Aquila e Arzachena. 1-1, a voi la linea. Grazie, intanto grande opportunità anche per Caprari ora per un incredibile 3-3, ma proseguiamo in Serie D, andiamo da Roberta Di Sante, un paio di minuti Roberta. Sì Andrea, siamo al 37esimo minuto qui al Mariani Pavone, sempre 0-0 il risultato tra il Pineto e la Jesina. Mister Amaulo ha effettuato tutti e tre i cambi, adesso è uscito, era uscito già Cacciatore al suo posto, è entrato Proietti e poi è uscito adesso. Scusami Roberta, solo per dire del raddoppio della Vispesaro sul San Nicolò, ma Matteo Falzone lo abbiamo in scaletta, quindi puoi andare avanti col tuo collegamento Roberta e poi andremo da Matteo. Non ho capito. Vi dicevo. Ah, ce l'abbiamo? Allora sì. perdonami Roberta, visto che l'abbiamo subito Matteo, andiamo da Matteo. 26 minuti e 20 nel corso del secondo tempo, raddoppio della Vispesaro, praticamente è stato un errore in uscita con palla a piede da parte di Deja, il giocatore ragazzo che oggi sostituisce Di Stefano sulla corsia di destra, con palla recuperata dalla Vispesaro, Costantino si è presentato davanti a Ciotti che è uscito, poi l'assist per Comi, un po' come il gol come la prima marcatura, e Comi questa volta ha segnato lui, l'assist questa volta è stato di Costantino, il gol da parte di Comi al 26esimo del secondo tempo, il 2-0 della Vispesaro, secondo tempo nel quale il San Nicolò ci ha provato, ma altre occasioni erano state anche per la Vispesaro. Dunque 2-0 il raddoppio di Comi, questa volta su assist di Costantino. Rispetto al primo gol c'è da dire anche che questa volta la posizione era assolutamente regolare del giocatore della Vis nel primo gol del primo tempo, come detto da rivedere in televisione. Adesso attacca la San Nicolò che ha fatto entrare una doppia sostituzione, prima è entrato Di Benedetto al posto di Botti e ora Moretti al posto di Bisegna. 27 minuti e 30 nel corso del secondo tempo, Vispesaro 2 San Nicolò 0, linea allo studio. Grazie a Matteo Falzone, dunque Comi per il raddoppio della Vispesaro. Torniamo da Roberta Di Sante, un minuto e mezzo Roberta. Sì Andrea, siamo al 39esimo, il Pineto sta battendo adesso un calcio d'angolo proprio con...
Ganci che è appena entrato a rilevare Palumbo, ve lo stavo dicendo proprio mentre siamo andati da Matteo Falzon. Ecco Ganci che va alla battuta, il colpo di testa a liberare dei difensori della Jesina con Cameruccio che adesso si riversa in avanti, contropiede, c'è Astogna che si frappone ma la sfera viene recuperata da Shiva, entrato anche lui nel corso di questa ripresa. Poi la palla sulla destra per Bontail, cross in mezzo, il colpo di testa e la parata di Mazzocchetti, ancora un altro colpo di testa, soffre adesso il Pineto, poi viene siglata la posizione di fuori gioco, dunque c'è tempo per rifiatare un attimo per la formazione di casa che ha sofferto in questo frangente, questo contropiede, questa ripartenza veloce da parte della Jesina che ha fatto anche con mister Bugari, ha effettuato anche gli due sostituzioni fuori Trudo e Censori per far posto a Shiva e Sassaroli. Vi dicevo tre invece, tutti e tre i cambi effettuati già da Mauro, fuori Emili, Palumbo e Cacciatore, dentro Ganci, Proietti e Ciarcelluti. C'è stata una occasionissima per il Pineto al 27esimo, proprio con Proietti che era appena entrato a attenzione, servire bene. Attenzione Roberta, perché dovrebbe esserci il gol dell'Avezzano. Allora, rispetto a quanto detto in precedenza, andiamo ad approntare il collegamento con Giacomo Cauda perché avremo qualche dettaglio in più. Roberta. Sì, e vi dicevo, praticamente c'è stato questo rasoterra di Mariani e la grandissima risposta di Bolletta che si è salvato con i piedi, una gran parata perché era sbilanciato completamente dall'altra parte, è stata una parata molto molto difficile, dunque sempre 0-0 il risultato, 42esimo minuto qui a Pineto, e do la linea all'Avezzano. Con molto piacere. Ok, ma grazie Roberta, stavamo per tornare chiaramente a Pescara, ma ci sono evidentemente novità a Muravera, andiamo. Giacomo Cauda. Su una punizione si è portato in vantaggio l'Avezzano su un colpo di testa e sinceramente non so dirvi chi, perché sono dalla parte opposta a 100 metri, per cui invece su una punizione, colpo di testa e... È un risultato giusto? Che secondo tempo è stato finora? No, giusto no, perché hanno fatto due tiri fino adesso in 90 minuti. Però il calcio è questo. Comunque il gol è di Tariuk, Giacomo. Dunque, il primo di Padovani, il secondo di Tariuk, sì. Di testa. Tariuk che oggi era in campo perché era squalificato Tabacco. Sì, a 100 metri non potevo vedere chi, giuro. Tutto perfetto, okay. va bene, gol dunque dell'Avezzano che passa in vantaggio a Muravera, grazie a Giacomo Cauda, ci sentiamo più tardi. Dunque Padovani per l'1-1 e ora Tariuk di testa per l'1-2, partita che l'Avezzano, pur non meritando granché evidentemente, con grande cinismo sta portando a casa. Intanto, prima di andare da Paolo Renzetti, vi dico che c'è un calcio di rigore per il Torino ad Empoli, c'è Iago Falche sul punto di battuta nei pressi del dischetto, siamo al decimo della ripresa, vediamo insomma come andrà questa esecuzione, c'è la parata e poi la difesa dell'Empoli che sbroglia, dunque Skorupski salva l'Empoli, gran parata sull'esecuzione dagli 11 metri di Iago Falche, si resta sull'1-1 al Castellani, andiamo da Paolo Renzetti per un minuto e mezzo, Paolo. Sì, grazie Andrea. Dunque 3-2 per la Lazio, questa tripletta di Parolo, il terzo gol realizzato al quarto ancora di testa dopo il palo colpito da Milinkovic che permette alla squadra di Inzaghi di condurre per 3-2 subito dopo il gol del vantaggio laziale. C'è stata una buona opportunità per il Pescara con attenzione Keita in avanti per la Lazio, il pallone per Immobile, Keita, il tiro di Keita e il gol di Keita per il 4-2. Segnato dalla formazione laziale in contropiede, è stato Immobile a presentarsi in area di rigore anziché andare lui alla conclusione, ha servito Keita con Bizzarri che era fuori gioco, a quel punto c'era un giocatore del Pescara sulla linea di porta, ma Keita ha avuto il tempo di piazzare il pallone e di mettere la sfera alle spalle
del portiere Bizzarri. Dunque gara che vede nuovamente il doppio vantaggio della Lazio come nel primo tempo, inizio di ripresa davvero incredibile da parte della formazione di Inzaghi. E che qui palla persa da Montari, molto banale, a centrocampo Immobile lo ha sorpreso e da lì è ripartita la Lazio e con Immobile e Keita che hanno fatto a fette la difesa del Pescara. Eh sì, Immobile che ha dato il pallone a Keita che ha messo la sfera alle spalle di Bizzarri e evidentemente l'errore è costato caro a Montari che è stato subito sostituito dal tecnico Massimoddo in campo con la maglia numero 28. C'è Mitrizza. Dunque quando siamo giunti al 13° della ripresa allo Stadio Adriatico il nuovo parziale è il seguente: Pescara 2 Lazio 4, difesa del Pescara che continua ad incassare gol con una facilità davvero disarmante. Tutto a te Andrea. Grazie. In Lega Pro importante vantaggio del Venezia con Marsura, Venezia 2 Ancona 1, allunga il Gubbio 3-1 sulla Feralpi Salò, mentre ora c'è un'azione di contropiede in Serie A del Sassuolo che non si concretizza. Andiamo a Teramo perché qualche cronaca parla di un rigore clamoroso negato al Teramo, non so se Ania ci può venire in soccorso. A te Ania. Sì, c'è stato un contatto dubbio tra Oneto e Tempesti con le proteste tante del Teramo, ma non di Tempesti, adesso c'è il calcio di rigore. Adesso c'è il calcio di rigore per il Teramo guadagnato proprio da Lorenzo Tempesti. Il direttore di gara subito ha indicato il dischetto vicino al vertice destro dell'area piccola dentro l'area. E ovviamente calcio di rigore per il Teramo quando siamo giunti al 44esimo. Sull'episodio di prima invece il direttore di gara aveva preferito soprassedere con le proteste, dicevamo, dei compagni dell'attaccante del Teramo che però non aveva protestato invece granché in prima persona contro Oneto. Adesso invece c'è il tanto scusami, terzo gol della Vispesaro, 3-0 per la Vissur San Nicolò, a te. C'è invece adesso il calcio di rigore per il Teramo per atterramento proprio di Tempesti. Ci sono ancora tanti faccia a faccia vicino all'area di rigore, uno di cui è protagonista anche Petrella, addirittura il calmissimo Petrella che sta perdendo invece un po' la pazienza. Sansovini ha piazzato il pallone sul dischetto. Sansovini gol del Teramo. Il gol del Teramo, il pareggio di Sansovini al 44esimo, il pareggio del Teramo con Marco Sansovini direttamente da calcio di rigore quando siamo giunti appunto al 45esimo di questa partita. Adesso vediamo quanto sarà. Ok, allora Ania, facciamo una cosa, rientriamo, andiamo a sentire Matteo Falzon per il terzo gol della Vispesaro e poi andiamo fino alla fine con te dal Bonolis. Appena possibile contattiamo Matteo Falzon, dopodiché chiuderemo il collegamento con il Benelli perché il risultato è acquisito. Matteo. Sì, sono 36 minuti adesso nel secondo tempo e al 34esimo è arrivato il terzo gol della Vispesaro, filtrante di Ridolfi per Comi che si è girato e ha battuto sul primo palo Ciotti per il 3-0, terzo gol stagionale, doppietta per il numero 7 della Vispesaro. 3-0, San Nicolò che già usi i ricambi, Vispesaro che si appresta a farne 3 in un colpo solo. 3-0 al 37esimo del secondo tempo, ricordiamo solo la successione delle reti, 46esimo Costantino nel primo tempo, nella ripresa 25esimo e 34esimo Comi. Allora Matteo guarda, sì. Noi non ci ricollegheremo più con te, ci basta solo la segnalazione del finale via SMS, ok? Ok, perfetto. Grazie a Matteo Falzon. Torniamo per questi minuti di recupero al Bonolis per Teramo Sant'Arcangelo, Dania Cantagalli. Sono 4 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, siamo al 46esimo con un calcio di punizione nella metà campo del Sant'Arcangelo a favore dei romagnoli per un fallo di Paolo Antonio sul numero 19 Oneto, protagonista poco fa di un contatto con Tempesti non ravvisato però come calcio di rigore per il direttore di gara, calcio di rigore che invece è stato dato dopo per un fallo subito proprio da Tempesti, dovrebbe essere l'autore, il numero 2 del Sant'Arcangelo, Paramatti, che ha atterrato l'attaccante del Teramo. Adesso c'è forte la spinta del Bonolis in questi ultimi minuti per i biancorossi, Amadio che allarga sulla destra per Imparato si ferma, ha davanti a sé un giocatore del Sant'Arcangelo, si tratta di
Michele Valentini, che ha fatto il suo ingresso in campo come ultimo cambio di Mandelli, l'ex biancorosso per l'appunto. Di Palo Antonio ferma il pallone, vede Petrella vicino al limite dell'area, è inatterrato Petrella, addirittura il fallo di Petrella per il direttore di gara e non il fallo commesso ancora. Allora Agna, un attimo, allora diamo i finali. Finale all'Aquila, 1-1 tra l'Aquila e Arzachena. Finale a Muravera, Muravera 1, Avezzano 2, dunque vittoria dell'Avezzano in Sardegna, sfatato questo tabù per la squadra marsicana. Finale anche a Pineto, Pineto-Jesina 0-0. Si continua a giocare a Pesaro, si continua a giocare anche a Recanati, anche se la situazione per la Vastese allo stato è compromessa. Vastese sotto di 2 gol con la Recanatese. A te Agna. 47-30, è stato ammonito Petrella per simulazione dal direttore di gara e quindi si riparterà con un calcio di punizione da poco fuori area per Nardi, che perde qualche secondo prezioso ovviamente per il Sant'Arcangelo, raggiunto da un calcio di rigore di Sansovini, trasformato al 45esimo, ricordiamo il gol sempre sul calcio di rigore da parte di Cori al 17esimo del primo tempo. Attenzione, c'è un buco pericoloso in cui prova a incunearsi Valentino, che però viene fermato da Imparato, poi Di Palo Antonio per Amadio, luce e ombre per Amadio, ma è stato l'ultimo a mollare in questa partita il centrocampista del Teramo. Adesso spazza via Speranza in avanti a cercare Tempesti, che però viene anticipato da Uneto, ancora pallone buttato in avanti a cercare Defendi, che tiene il pallone lontano dalla propria area, vicino al bandierina del calcio d'angolo, contrastato a Di Palo Antonio, Speranza e adesso anche Tempesti, guadagna una rimessa dal fondo il Teramo quando mancano 30 secondi alla fine della partita e quindi Narciso deve affrettare i tempi per provare a giocare l'ultima occasione per vincere questa gara. Colpo di testa a cercare Sansovini, che viene però contrastato e anticipato da un difensore del Sant'Arcangelo. Pallone ancora indietro, 10 secondi alla fine. Narciso che però perde troppo tempo, non la butta in avanti il portiere del Teramo, lo fa adesso a cercare ancora Sansovini, che la prende di testa ma non quanto basta per indirizzare in avanti. Fallo di Sansovini, finisce così con questo fallo commesso da Marco Sansovini. L'importante sfida tra Teramo e Sant'Arcangelo, 1-1, due calci di rigore a portare avanti il Sant'Arcangelo, con Gori al 17esimo al primo tempo, Marco Sansovini a segnare su calcio di rigore il pareggio dei biancorossi per un punto che serve sicuramente a poco al Teramo per provare a risalire. Di certo bisognava fare qualcosina in più per provare a vincere questa partita. Vediamo il presidente Campitelli che si è alzato in piedi ma rimane ancora nel suo gabbiotto. Adesso vediamo se ci saranno decisioni nel post gara per quanto riguarda la panchina di Zauli. Per il momento ti restituisco la linea, Andrea. Grazie, grazie a Dania Cantagalli. Andiamo a Pineto a prendere il finale, questo 0-0 tra Pineto e Jesina. Un rapido commento, un minuto e mezzo per Roberta Di Sante. Sì Andrea, 0-0, come dicevi tu, la partita è finita dopo 4 minuti di recupero, dunque matura il quarto 0-0 nelle ultime 6 partite per il Pineto, sesto risultato utile consecutivo. Non era facile contro una Jesina comunque che stava vivendo un buono stato di condizione, un buono stato di forma, c'è stato nel corso del secondo tempo, sono state delle occasioni sia da una parte che dall'altra, soprattutto ricordiamo per il Pineto il bel rasoterra di Mariani e il colpo di testa di Logoluso da posizione ravvicinata sull'esterno della rete, però nessuna delle due formazioni è riuscita comunque a sbloccare il risultato, quindi ancora uno 0-0 che comunque ottenuto contro una formazione di tutto rispetto come la Jesina, come nota lieta di questa partita in cui forse la prestazione è stata un pochettino meno brillante rispetto a quella delle ultime due domeniche, diciamo, possiamo dire che salgono a 557 i minuti di imbattibilità del giovane portiere Federico Mazzocchetti, che non prende gol da 6 partite.
Grazie Roberta, non prendere gol è sempre importante perché le partite così non si perdono e chi deve salvarsi va avanti e fa comunque punti e questo è fondamentale. Andiamo a prendere ora il finale, mentre c'è il quarto gol della Vispesaro, Falomi sul rigore, Vispesaro 4, San Nicolo 0, il finale dall'Aquila, un commento, un resoconto finale appunto da Ugo Cipriani. Ugo. Eccoci qua, 1-1, come dicevamo nei precedenti collegamenti, gol al 34esimo del primo tempo per l'Arzachena di Branichi e quindi il pareggio al 19esimo della ripresa di Noman. L'Aquila ha giocato, considerando anche che era la terza partita nella settimana, davvero con grande intensità. È stata sfortunata, più di un'occasione ha fallito per poco la segnatura. Ovviamente in queste partite anche la carica nervosa ha la sua importanza. Bisogna dire che l'Arzachena non ha fatto vedere una grandissima gara, si è difesa con molto ordine, ha cercato in qualche modo di tenere lontano i due attaccanti aquilani e ha colpito. Attenzione, scusami Ugo, andiamo da Paolo. Scusami, c'è il gol della Lazio, Ciro Immobile sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è andato a mettere facilmente il pallone in rete e come è comprensibile Ciro Immobile è rimasto immobile, scusami il gioco di parole, non ha esultato per rispetto verso i suoi ex tifosi, dunque e cala a questo punto il sipario sulla partita dello Stadio Adriatico. Siamo al 24esimo, Pescara 2 Lazio 5, il gol di Ciro Immobile. Nel Pescara è pronta la seconda sostituzione, sta per entrare in campo Alberto Cerri, lascia il terreno di gioco Gaston Brugaman, partita ormai virtualmente chiusa con la Lazio in vantaggio per 5-2, ricordo il gol di Immobile. A te Andrea. Grazie, dunque Ciro Immobile in gol anche lui, a Pesaro accorcia le distanze il San Nicolò con un gol segnato da Petronio al 43esimo. Ugo. Eccoci qua, quindi dicevo l'Aquila ha giocato con grande intensità, ha raccolto poco in una sfida che poteva farle recuperare qualche punto in classifica. 1-1, nulla è compromesso. Però ovviamente resta la mano in bocca per aver visto una squadra che alla terza partita con le tre grandi del campionato ha detto la sua. Per poco non è riuscita alla seconda segnatura e peccato perché l'Arzachena è una squadra molto molto quadrata e soprattutto riesce a monetizzare molto le poche azioni che fa in campo. 1-1 il risultato finale qui dal Gran Sasso d'Italia dell'Aquila tra Arzachena e l'Aquila. Perfetto, grazie dunque a Ugo Cipriani. Allora, prima di tornare da Paolo Renzetti a Pescara per una partita che comunque non ha più nulla da dire, quella dell'Adriatico Cornacchia dopo il quinto gol di Immobile, facciamo il giro di schermate, vediamo risultati e classifiche di Lega Pro e di Serie D. Partiamo dalla Lega Pro. Fano San Benedettese 1-2, tutto nel primo tempo. Mancuso e Agodirin accorcia Germinale, ma vince la Samb. Giocata ieri Forlì su Tirol 1-3, Gubbio Feralpisalò 3-1, reti di Ferretti, Ferri Marini, accorcia Guerra nel finale, terzo gol di Candellone. Il rigore di Russo permette al Padova di espugnare l'Elvia Recina di Macerata. L'Albino Leffe passa a Mantova per 2-1, autogol di Donnarumma, pareggio di Sant'Antonio per il Mantova, gol partita di Gonzi per l'Albino Leffe. Giocata alle 12.30 Reggiana batte Modena 1-0, gol di Carlini. Poi Teramo Sant'Arcangelo 1-1, un rigore per parte in apertura, Cori per il Sant'Arcangelo al 90esimo, Sansovini per il Teramo. Venezia Ancona 2-1, sblocca del Sante in apertura, poi la rimonta del Venezia nella ripresa con Moreo e Marsura. Più tardi Bastano Lumezzane e Parma Pordenone, ma vediamo la classifica che vede sempre il Venezia di Filippo Inzaghi in vetta con 49 punti, 45 per il Padova, 43 per Parma e Reggiana, poi Pordenone 42, Gubbio e San Benedettese 38, Bassano 37, Feralpisalò 35, Albino Leffe 33, Maceratese, Sant'Arcangelo 28 punti, 27 il Sud Tirol, 23 l'Ancona, 23 anche il Forlì, 22 per Lumezzane e Modena, Teramo e Mantova 20 punti, Fano 16 punti, dunque punto utile per il Teramo solo per allungare sul Fano che sarà la prossima avversaria, non domenica ma lunedì prossimo, dunque tra 8 giorni. Per il resto, insomma, per il Teramo è una opportunità persa, però poteva finire anche peggio per la squadra di Lamberto Zauri e vedremo anche se sarà ancora di Lamberto Zauri la squadra dopo questo pareggio. Andiamo in Serie D, girone F.
Agnonese San Maurese 0-0, Campobasso Castelfidardo 1-0, rete di Esposito, Matelica Civitanovese 1-0 col partita di Pera, Monticelli San Marino 1-1, Braccini e Pari di Negro sul rigore, Pineto Jesina 0-0, Recanatese Vastese 2-0 con le reti nel secondo tempo di Sartori al 15° punto della ripresa e poi 10 minuti dopo il raddoppio di Degano su calcio di rigore ed è finale al Tubaldi. Dunque Recanatese Vastese 2-0, Romagna Centro Alfonsine 1-1 con le reti di Scimanghi ed Esposito e poi Vis Pesaro San Nicolò 4-1, ma siamo in pieno recupero, tuttavia la partita insomma non cambierà volto. Per la Vis Pesaro in gol Costantino, doppietta di Comi, Falomi su rigore e poi accorciato Petronio per la squadra di Massimo Epifani. Per Vastese e San Nicolò un 2017 finora da dimenticare completamente. Vediamo la classifica di questo raggruppamento, solo il Matelica approfitta del turno di riposo della Fermana, dunque Matelica che si porta a meno 4 dalla vetta e potrebbe ulteriormente avvicinarsi il Matelica qualora battesse il San Nicolò nel recupero di mercoledì prossimo. Fermana 44, Matelica 40, Vis Pesaro 38, anche la Vis se vogliamo approfitta dello stop della Fermana, poi San Maurese 33, San Nicolò e Vastese 32 punti, Agnonese 29, Jesina e Monticelli 27, San Marino 26, Pineto, Campobasso e Romagna Centro 22, Recanatese 19, Alfonsine 18, Civitanovese 16, Castelfidardo 15 punti. A rischio anche il piazzamento playoff dunque per San Nicolò e Vastese con questa classifica. Andiamo ora a vedere il girone G, Foligno-Siamare non si è giocata ma come detto c'è lo 0-3 a tavolino che abbiamo già inserito, L'Aquila-Arzachena 1-1, Branicchi nel primo tempo per i sardi, pari di Noman nella ripresa, Monterosi-Torres 3-0 con reti di Pippi, Salvatori e Costantini, Muravera-Vezzano 1-2, sblocca Legname per i sardi, pari di Padovani alla fine del primo tempo e poco prima del 90°, comunque nel finale gol partita di testa di Tariuk che oggi giocava al posto dello squalificato Tabacco, Nuorese Albalonga 2-3 con le reti di Pintori, tripletta addirittura per l'ex lancianese Pintori, due gol su rigore per la Nuorese in gol Scintu e Pusceddu. Poi ancora Rieti batte Lanusei 3-0, De Martis autogol di Pisanu, le prime due marcature, San Teodoro Flaminia 2-0 doppietta di Puntoriere, Trestina Città di Castello 2-0 giocata ieri, si sta ancora giocando Latte Dolce Sassari San Sepolcro, la gara è iniziata alle ore 15, dunque siamo nell'ultimo quarto d'ora e il punteggio parziale è di 0-0. Aggiornamento con finale da Pesaro 4-2, ha segnato anche Di Benedetto nel quarto minuto di recupero, dunque Vis Pesaro 4, San Nicolò 2, questo è il finale, ma la classifica resta quella che abbiamo visto in precedenza nel girone F. Vediamo ora il girone G con il Monterosi che approfitta del mezzo passo falso dell'Arzachena all'Aquila, Monterosi da solo in testa alla classifica 47, segue il Rieti 46, poi Arzachena 45, L'Aquila ora meno 5 dalla vetta a quota 42, poi Ostiamare Albalonga 40, sempre per il fatto che l'Ostiamare ha quei tre punti in più che abbiamo inserito in maniera preventiva, poi Nuorese e Avezzano 35 punti, l'Avezzano resta dunque a 5 lunghezze dalla zona playoff, San Sepolcro 32 punti, Flaminia e Trestina 28 punti, Lanusei 25, Latte Dolce Sassari e Sant'Edoro 20, Muravera 17, Foligno 13, Città di Castello 12, Torres 12 punti, una partita in meno per Nuorese e San Sepolcro, la recupereranno il prossimo giovedì, il prossimo mercoledì 8 di febbraio. Torniamo da Paolo Renzetti per un minuto di Pescara Lazio. Paolo. Sì, grazie Andrea, sono 32 minuti di gioco nel corso della ripresa a Pescara, ricordo il parziale che vede nettamente in vantaggio la squadra ospite, la Lazio sulle Pescara per 5-2, davvero un secondo tempo rocambolesco con la forma, attenzione ancora Lazio in avanti e c'è il sesto gol della formazione ospite, ancora con Parolo, poker per il giocatore della Lazio e sesta rete.
per il sesta rete, per il team guidato da Simone Inzaghi, sta assumendo a questo punto proporzioni imbarazzanti il punteggio dell'Adriatico e soprattutto il passivo di questa partita, il gol ancora di Parolo, quarto gol per il giocatore della formazione laziale. Credo, Andrea, ci sia davvero poco da aggiungere su quello che sta accadendo qui a Pescara, partita di 6 che vede la Lazio in vantaggio per 6-2, sta per entrare sul terreno di gioco anche Alessandro Murgia, vedremo chi abbandonerà il campo, e mentre ti posso dire che a proposito di abbandono di campo, molti tifosi della tribuna, tifosi del Pescara alla sesta rete di Parolo si sono alzati per dirigersi verso le uscite, pubblico di casa deluso ovviamente da questa prestazione della squadra che aveva fatto illudere dopo essere riuscita a recuperare dallo 0-2 al 2-2, e invece nella ripresa non c'è stata più partita perché la Lazio ha segnato altri 4 gol e ora conduce per 6-2. Sono 34 i minuti in corso in questo momento allo Stadio Adriatico, ribadisco il parziale Pescara 2, Lazio 6, attenzione Pescara in avanti con Mitriza che perde però il pallone, nulla di fatto, Lazio in possesso di palla, linea che può tornare allo studio. Grazie a Paolo Renzetti. E la giornata, il pomeriggio di Marco Parolo, addirittura un poker per lui, peraltro dovremmo vedere perché per quanto riguarda gli attaccanti di poker, di cinquine, chiaramente ne sono state segnate, non tante ma ne sono state segnate, ma per un centrocampista come Parolo 4 gol in una partita è roba probabilmente da Guinness, ha il vizio del gol ma oggi ha veramente esagerato, però è evidente che con questa difesa del Pescara tutto è possibile, anche che un centrocampista faccia 4 gol. Chissà se questo risultato, probabilmente no, perché ormai la storia è trita e ritrita, se questo risultato magari convincerà qualcuno a prendere qualche decisione in casa Pescara, pur in una partita che qualcosa aveva fatto vedere di positivo. Che succede, Paolo? Andrea, scusami, ti chiedo la linea perché in questo momento da qualche istante i tifosi della curva nord del Pescara stanno abbandonando il settore centrale della curva per protesta, si sta svuotando tutta la parte superiore del settore di curva nord, dunque c'è questa protesta, diciamo, abbastanza vistosa, evidente da parte dei tifosi del Pescara che per protesta evidentemente nei confronti della squadra dopo questo 2-6 che sta maturando sul terreno di gioco stanno abbandonando proprio il settore centrale superiore della curva nord, che è il settore occupato tradizionalmente dai tifosi più caldi della formazione biancazzurra. Dunque si preannuncia probabilmente anche un dopopartita abbastanza caldo con i tifosi tutt'altro che soddisfatti dal rendimento della squadra. Vedremo cosa succederà altro dopo il triplice fischio finale del signor Giacomelli. Io ti posso restituire la linea. Grazie. Siamo entrati. Grazie nel Paolo. È in linea già da un po'. Lo ringrazio. Riccardo Clinco. Riccardo. Ciao Andrea. E insomma, arriva un'umiliazione in una giornata che per almeno 20 minuti aveva illuso, no? Da quello 0-2 al 2-2 con in mezzo anche il rigore sbagliato da Caprari. Ma sì. Sembrava ci potesse essere un mezzo miracolo e invece no. Guarda, sì, l'illusione per 20 minuti, però Andrea, la vera verità è che sono squadre di categorie differenti. Sì. È inutile, è evidente determinati errori, determinate proprio posizioni in campo, c'è tutto da rivedere. Questa è una squadra che punta all'Europa e noi siamo una squadra che a questo punto non punta neanche più all'aspettativa di salvarsi, perché il divario è troppo ampio. 20 minuti non bastano una partita per poter commentare un'immagine di un incontro, insomma. La Lazio, appena spinto sull'acceleratore, entra nella nostra difesa come il burro, cioè è un divario che è proprio evidente, ecco, per chi come me allo stadio si vedono proprio dei movimenti che non lasciano dubbi, capisci? Si vede proprio che fanno quello che vogliono con la palla, e quindi premesso che è tardi e premesso che non servirà a nulla, ma dopo anche una prestazione del genere e un risultato così umiliante in casa in una gara
peraltro anche sentita dalla tifoseria. Pensi che possa succedere qualcosa oppure lo ripetiamo per l'ennesima volta ma lo facciamo più d'inerzia? Ma guarda, possa essere concreto questo rischio? Tu sai qual è il mio pensiero, io l'ho espresso più di una volta, ho visto la partita vicino a Gaetano e dicevamo sei l'unico a volte che dice di Oddo, ma io lo dico sempre, ma lo dico per lui, io mi sarei già dimesso da molto tempo, cioè non, che cosa rimane a fare? La tifoseria adesso gli è anche ostile perché più di una volta è stato chiamato a dimettersi anche da parte della curva, che ti confermo quello che ha detto Paolo, ha abbandonato per protesta gli spalti. Sì, ora abbiamo visto anche Sky che tende magari a non far vedere queste cose, ha un attimo indugiato sulla curva nord Marco Mazza e si è creato questo varco praticamente al centro della curva con tutti i seggiolini vuoti e la gente che sfoga. Però Andrea, ci dispiace perché ti dico la verità, è un discorso che volevo fare e colgo l'occasione per farlo. La prima volta di Sebastiani in Serie A, cioè 4 anni fa, abbiamo fatto male, ma si capiva forse anche l'inesperienza. Ora però ha avuto 4 anni, o meglio 3 anni, per poter conoscere, per poter fare, per poter quantomeno organizzare una squadra che rimanga fino alla fine in lotta comunque per la salvezza. Cioè qui è proprio veramente, parliamo di una debacle totale, cioè proprio questi giocatori che sì, corrono 20 minuti e ho visto anche oggi degli errori, proprio parlando di calcio, degli errori con delle banalità disarmanti. Tra l'altro forse parliamo del nulla e quindi insomma sembra un discorso addirittura inutile, ma se anche si dovesse configurare l'ipotesi di un esonero o di dimissioni dell'allenatore, ma chi verrebbe? Cioè, qualche anno fa fu Bucchi che arrivava dalla primavera del Pescara a prendersi l'incombenza sostanzialmente di traghettare la squadra verso la fine della stagione, e per Bucchi era anche un'opportunità per fare esperienza, allenare in Serie A, fare curriculum, e poi Bucchi sappiamo è ripartito dalla Lega Pro, ora è in Serie B. Ma in questo momento chi potrebbe? Un allenatore che ha un minimo di quotazione non viene a prendersi? No, ma ormai Andrea, alla fine è tardi, c'è 9 punti di cui sempre 3 a tavolino, su 23, su 60, non so più su quanti punti disponibili, non dà più la possibilità a nessun allenatore di prendere comunque in carico una squadra, perché è vero che non ci condanna la matematica, ma anche un allenatore che viene e vede questa squadra, ci vuole mettere mano, dove mette mano? Purtroppo la debacle è totale, ma oggi si è visto, è forse la partita dove il secondo tempo si è visto proprio un divario ampio. Ma anche perché Riccardo, la Lazio partita forte e poi dopo si è fermata. Sì, è così. Il Pescara è stato bravo ad approfittarne perché ha fatto 2 gol, ha sbagliato un rigore e quindi ha anche concretizzato. E poi però quando la Lazio si è rimessa a giocare non c'è stata partita. Però fino a qualche settimana fa, se noi ricordiamo, la Lazio aveva faticato 90 minuti per battere il Crotone. Cioè voglio dire, c'è modo e modo anche di perdere. E certo, c'è la partita con la Fiorentina, per Immobile. La partita con la Fiorentina, perdonami Riccardo, è stata una situazione estemporanea, quasi un unicum. Sono d'accordo con te. Ti stavo dicendo che è stata una standing ovation per Immobile, che è uscito e che quando ha segnato, per rispetto di Pescara dei suoi tifosi, non ha esultato ed è stato applaudito da tutto il campo. Sì. Per quanto il tuo discorso, hai perfettamente ragione, Andrea. Perfetto. Ragione. Va bene, Riccardo, ci riaggiorniamo. Non so se ci risentiremo per il post partita, però per ora ti ringrazio. No, io credo di andare a casa visto che. Va bene. Sentiamo più tardi. Va bene. Grazie, Riccardo. Ciao, andiamo a terra. Magna Cantagalli, ci sono sviluppi?
Sì, Andrea, perché è in atto una mini contestazione fuori allo stadio Bonolis, c'è il reparto celere che si sta preparando, ci sono i tifosi fuori dai cancelli, non, ovviamente sono stati chiusi i cancelli per non far entrare nessuno, a differenza dell'altra della contestazione precedente che si è avuto qualche mese fa proprio qui fuori allo stadio Bonolis. Però i tifosi avevano nel corso del secondo tempo già manifestato il proprio disappunto per quello che era in quel momento per quella che era in quel momento una sconfitta che stava maturando proprio qui a terra, ma adesso stanno volando anche i pannelli, i tifosi si stanno arrabbiando non poco, con la polizia pronta a intervenire in caso ovviamente in caso ovviamente fosse necessario. Dicevamo di cori nella ripresa contro la squadra, per incentivare la squadra a brutto muso alla reazione. Adesso è stato anche lanciato un fumogeno qui nel settore antistante lo stadio, nel parcheggio antistante lo stadio c'è un indietreggiamento da parte delle forze dell'ordine mentre sta crescendo il numero dei tifosi fuori allo stadio Bonolis proprio per contestare praticamente la squadra sono comunque per via di al questo di fuori pareggio. Del cancello del prefiltraggio, si trovano proprio nei pressi del parcheggio sotterraneo del centro commerciale, si sono assiepati lì. Esatto, si sono assiepati lì. Io se posso volevo chiedere invece un parere al presidente Campitelli su questo pareggio arrivato contro il Sant'Arcangelo e se ci saranno in futuro decisioni per quanto riguarda la panchina di Zauli. Adesso mi chiedi delle cose a caldo conviene parlare, quindi questa sera avremo una riunione tra di noi e poi capiremo da farsi. La vedo ovviamente molto arrabbiata, presidente. No, arrabbiata no. Sicuramente volevo vincere, oggi è così, non si riesce più a vincere una partita, gli avversari hanno giustamente avuto un rigore, credo giusto, hanno fatto gol, noi qualche tiro l'abbiamo fatto, purtroppo è così. Questa contestazione con una battuta, non vedrà Juve-Inter questa sera il presidente per fare la riunione? Io so il motivo per cui loro in questo momento contestano, ma la contestazione non porta a nessuna parte, bisogna pensare che a salvarci, poi le chiacchiere ci lasciano dove ci trovano. Ma quindi per la riunione non vedrà Juve-Inter presidente? La buttiamo sulla battuta? No, non la vedrò. Grazie presidente Campitelli. Siamo riusciti a intervistarla Andrea, ma come hai potuto vedere è abbastanza di poche parole il presidente Campitelli, cosa strana certo. Per lui, mentre qui davanti è stato lanciato un fumogeno, non so se sì, perché Ania a questo vedete. Punto, sì, noi teniamo sempre d'occhio la situazione dell'ordine pubblico, venendo all'aspetto tecnico, penso che nella riunione si discuterà di Zauli, si discuterà sull'ipotesi di sollevarlo dall'incarico, ma in quella circostanza questo cosa comporterà? Prendere un terzo allenatore da mettere sotto contratto, richiamare Nofri, affidarsi a una scelta interna, è una questione a questo punto molto delicata, quella che questa sera sarà messa sul piatto e che farà passare in secondo piano Juventus-Inter a un noto tifoso interista come il presidente Campitelli. È una questione molto delicata anche perché l'occasione tra virgolette per allontanare Zauli l'hai avuta prima del mercato, hai scelto di fare mercato con Zauli e quindi hai scelto di confermarlo e di affidarti anche alle direttive dell'allenatore per svolgere il mercato di gennaio, adesso ti trovi a chiederti se allontanarlo o meno, comunque una settimana prima di un'importante sfida. Scusami Ania, oggi... fammi dire che c'è il finale a Pescara 2-6, abbiamo anche Paolo Sinibaldi in collegamento, quindi in un minuto vai a chiudere questo discorso per ora, poi semmai ci ricolleghiamo con te. Ed oggi comunque alla fine hai guadagnato un punto in queste, per quanto riguarda i risultati delle altre, ma se vai a guardare la partita è stata comunque un'occasione
complessivamente persa, proprio guardando i risultati delle altre, anche se forse un punto guadagnato per quanto riguarda la prestazione sul campo del Teramo, che dopo il gol di Cori ha fatto ben poco per provare a vincere questa gara. E meno male il calcio di rigore trasformato da Sansovini proprio allo scadere. A te. Soprattutto un punto in più per mettersi al riparo da un eventuale aggancio del Fano, qualora si dovesse perdere anche la prossima partita proprio in casa del Fano. Comunque, magari più tardi torneremo da Agna se ci sono ulteriori sviluppi. C'è Paolo Sinibaldi in collegamento. Allora, mentre parla Paolo, possiamo già mettere la schermata della Serie A, però vado da Paolo Sinibaldi proprio per chiedere un commento di questa giornata. Intanto ti saluto Paolo, ciao, buon pomeriggio. Ciao. È stata una domenica per certi versi anche illusoria, almeno per 20-25 minuti ci siamo illusi di vedere un Pescara che poteva portare a casa un risultato positivo, ma effettivamente questa Lazio era troppa roba. Sì, è una partita, diciamo, strana, soprattutto nel primo tempo, in cui la Lazio ha dominato i primi minuti, poi invece il Pescara ha dominato i minuti finali del primo tempo. Invece nella ripresa praticamente non c'è stata partita. Quando la Lazio ha voluto accelerare, ha accelerato e ha segnato come ha voluto, cioè sembrava proprio il classico coltello che viene infilato nel burro. Tante indecisioni, poi è chiaro che negli ultimi minuti tutte e due le squadre hanno smesso di giocare, non c'era più senso anche di infierire, perché la Lazio avrebbe avuto anche altre occasioni per fare più gol, non li ha fatti, bene così. Voglio segnalare soltanto una piccola battuta. Tu sai bene quanto sia accesa la rivalità tra le tifoserie, sì, di Pescara e Lazio, no? E oggi, dopo tanti anni, probabilmente c'è stato un unico momento in cui le due tifoserie erano d'accordo, cioè quando Immobile non ha esultato e i tifosi del Pescara lo hanno applaudito anche i tifosi della Lazio. La stessa cosa quando è uscito dal campo per essere sostituito da Tunkara. Una partita che di fatto per il Pescara è durata 20 minuti, la parte finale del primo tempo, poi niente, si è spenta completamente la luce. Sai, qui la voce è anche un dato statistico. Oggi probabilmente finisce il qui Paolo, continuano ad arrivare messaggi tutti contro il presidente Sebastiani, in particolare anche contro il tecnico Oddo. Ma secondo te è il caso, sarebbe opportuno di prendere delle decisioni? Ormai è talmente tardi e la situazione è talmente compromessa che si va avanti così. Però andare avanti così e collezionare queste sconfitte, ma anche come oggi queste figuracce, non fa bene, no? Ma io non escludo che possa accadere qualcosa, soprattutto da un punto di vista della dignità di Massimo Oddo. Tu sai bene, come tutti quanti voi sapete bene, che è stato anche una bandiera della Lazio, per cui probabilmente dare l'addio in maniera così brutta alla Serie A, proprio contro la sua ex squadra, magari potrebbe anche far muovere qualcosa. È chiaro che dal punto di vista della classifica, del campionato, delle prospettive del Pescara non c'è più nulla da fare, lo avevamo già capito da diverse settimane, però oggi mi pare che sia stato conclamato su tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista di questo 6-2 che sinceramente ricorda più le partite di tennis che di calcio. Vediamo. Sì, sicuramente non qui ora arriva un altro messaggio: giocatori definiti mercenari, scrive Filippo, oggi Oddo, ma non ti dimetti oggi. È chiaro che c'è ora questa pressione che arriva anche dai tifosi, una pressione che si è anche manifestata con quel comunicato di cui abbiamo parlato dei Rangers di mercoledì scorso, prima di Pescara Fiorentina. Sì, questo lo vedremo, non è un fine partita, non sarà un fine partita come gli altri, sia per quello che ascolterete nella sala stampa per le interviste, e sia per quello che c'è fuori. C'è un brutto clima. Già la curva nord, la parte centrale della curva nord, aveva abbandonato gli spalti a diversi minuti dalla fine del match. Credo che si siano radunati fuori. Adesso vediamo. Io credo che questo, se dovessimo ricordarlo come un momento di statistica per il Pescara, è il giorno in cui il Pescara dà l'addio alla Serie A, perché purtroppo la squadra ha dimostrato di non avere più probabilmente neanche le residue energie psichiche, perché per 20 minuti
alla fine del primo tempo aveva dimostrato di esserci ancora, ma purtroppo le partite durano 90 minuti e quando le squadre avversarie vogliono accelerare, oggi lo si è visto in maniera proprio chiara, nel momento in cui il team di Simone Inzaghi ha voluto accelerare non c'era niente da fare, c'era un diverso passo, una diversa certo. forza sia psichica sia fisica, e il segnale brutto. È vero. Paolo, ti ringrazio. Grazie, buon lavoro a tutti. Ci risentiamo presto, avremo modo di approfondire sì, poi ulteriormente questi argomenti, magari domani sera già con replay, ma già questa sera nel corso dell'Abruzzo del Pallone con Jacopo Forcella sarà una puntata piuttosto calda, perché ci sono due fronti davvero torridi, da una parte il Pescara, battuto, contestato, umiliato anche sotto il profilo del risultato, dall'altra in Lega Pro un Teramo che ha solo pareggiato con il Sant'Arcangelo, una brutta prova. È un allenatore in discussione con l'ombra della contestazione da parte dei tifosi, quindi insomma già questa sera nel corso dell'Abruzzo del Pallone ci saranno tantissimi argomenti di cui discutere. In precedenza un messaggio ci chiedeva se c'era un allenatore di esperienza per il Teramo, io rispondo all'amico da casa dicendo che prima ancora di parlare di un nuovo allenatore bisogna vedere cosa vuole fare la società, se spendere un altro contratto per un altro allenatore tenendo sotto contratto Nofri e Zauli oppure no, perché un allenatore che sia un minimo quotato chiaramente costa e la società ha già sul groppone due contratti. Povero Abruzzo, sì, perché la nostra regione ne ha subite, ne ha viste davvero di tutti i colori, con tragedie su più fronti, anche lo sport da questo punto di vista sembra un po' rispecchiare questo momento no per la nostra regione, mentre continuano ad arrivare altri messaggi che chiedono le dimissioni di Massimo Oddo dalla panchina del Pescara. Risultati finali di Serie A, disastro sportivo, si parla in questo messaggio. Sono tutti finali: Atalanta-Cagliari 2-0, doppietta di Gomez, giocata ieri, Bologna-Napoli 1-7, Chievo-Udinese 0-0 con il Chievo che ha chiuso in 10 uomini, Empoli-Torino 1-1, reti di Belotti e Pucciarelli nella ripresa, rigore parato da Skorupski a Iago Falche, dunque il Torino vicino alla vittoria, ma alla fine è parità al Castellani. Il Sassuolo passa a Marassi contro il Genoa, decide Pellegrini 0-1, Milan-Sampdoria giocata alle 12.30 0-1, rigore decisivo di Muriel, con il Milan che ha chiuso in 10 per l'espulsione del Principito Sosa, e poi Pescara Lazio 2-6 con la giornata monstro di Marco Parolo, autore di un poker, poi in gol anche Immobile Keita per la Lazio. Per il Pescara c'era stata la momentanea rimonta da 0-2 a 2-2 con Benali e Brugman nel mezzo, sull'1-2 anche un rigore che Marchetti ha parato a Caprari. Alle 18 Palermo Crotone, gara che sì, interesserebbe in teoria il Pescara, ma con un Pescara ridotto in queste condizioni sembra una gara ininfluente anche per il Delfino. Poi questa sera Juventus-Inter, martedì Roma-Fiorentina, vediamo vediamo la classifica della Serie A con la Juventus a quota 51, Napoli 48, Roma 47, Lazio 43, Inter e Atalanta 42, Fiorentina e Milan 37, Torino 32, Sampdoria 30, Udinese e Chievo 29, Bologna, Sassuolo, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Crotone 13, Palermo 11 e Pescara 9. Questo dunque dice la classifica. Noi ci dobbiamo fermare un'altra volta, dopodiché rientriamo con il dopopartita dallo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, più terremo d'occhio anche la situazione a Teramo, se ci saranno ulteriori sviluppi.
Terza parte di diretta stadio, tra poco andiamo in mix zone allo stadio Adriatico Cornacchia per il post Pescara Lazio. È stata una disfatta per il Pescara, 6-2. Io saluto in collegamento telefonico Luigi Mastrangelo. Ciao Luigi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. Allora, mi affido alla tua sagacia, alla tua saggezza per trovare le parole giuste per commentare questa disfatta del Pescara. Guarda, mi stai sopravvalutando clamorosamente. No, assolutamente. No, ce ne vuole tanta di saggezza e di sagacia per trovare una interpretazione a una partita del genere. Difficile da spiegare, perché prendi due gol dopo 10 minuti, tra l'altro di una facilità per gli avversari imbarazzante. Sì, disarmante. Poi riesci a pareggiare, addirittura potresti essere in vantaggio se consideriamo il rigore sulla cui esecuzione è meglio non parlare. E poi nel secondo tempo altrettanta facilità da parte degli avversari di andare in porta, cioè proprio una squadra che si è sciolta come neve al sole, anche se voglio dire, parlare di neve forse non è il caso nella nostra regione, ma insomma non trovo le parole perché veramente dispiace, perché tra l'altro è una partita alla quale la città teneva molto, insomma dispiace che si sia svolta in questi termini, difficile da commentare. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, è chiaro che c'è questa spinta, perché ora molti tifosi vorrebbero le dimissioni di Oddo, ma è il momento giusto, cioè bisogna cambiare anche per un po' per un fatto di dignità da un punto di vista sportivo, oppure si va avanti così? Tu cosa pensi sotto questo punto di vista, visto che è l'unico cambio che a questo punto si può fare, dopo che i giocatori sono stati cambiati, la squadra è stata in parte modificata, in buona parte modificata. Ora in teoria mancherebbe soltanto l'allenatore, però probabilmente è tardi. Cosa bisogna fare secondo te? Non so cosa risponderti, ma veramente non so cosa risponderti, nel senso che se bisognava fare dei cambiamenti, bisognava farli quando ancora c'era della possibilità. Adesso da una parte però è chiaro che una prestazione come quella di oggi è incommentabile, quindi sicuramente ci sarà da discutere, ma sia in una ipotesi sia nell'altra credo che comunque si tenti di chiudere la stalla quando gli animali sono già scappati, quindi insomma non credo che sarà una soluzione sia mantenerlo sia mandarlo via. Certamente. Ecco Luigi, però mercoledì con la Fiorentina il Pescara ha giocato una partita più che dignitosa e non meritava di perdere. Ieri in conferenza Oddo ha detto: la Lazio è una squadra diversa dalla Fiorentina, quindi la affronteremo in maniera diversa. Con la Fiorentina siamo stati bassi, li abbiamo aspettati, ci siamo chiusi bene, e con la Lazio potremo andarli a prendere un po' più alti. E il Pescara che è sceso in campo è un Pescara che era lo stesso di quello visto più volte nel girone d'andata, con questo assetto ad albero di Natale, ma probabilmente non è un fatto di diversità di avversario, cioè è che il Pescara, per limiti evidenti tecnici e fisici che ha, deve affrontare le partite in maniera più umile, con atteggiamento simile a quello visto con la Fiorentina, cioè una squadra molto molto chiusa, limitare i danni e quando possibile colpire di rimessa. Provare a fare la partita contro squadre che sono nettamente più forti, ormai lo si è visto, non paga. Con la Fiorentina si è perso 1-2 al 95esimo con un tiro della domenica e un tiro fortunoso, e quest'oggi la Lazio ha passeggiato a piacimento. Sì, oddio, sai che io mi diverto a giocare a fare l'allenatore con la mia squadra di amici nel torneo di Retta Disco, che è tutt'altra cosa, però mi prendono in giro perché scherzano dicendo che io giocherei volentieri anche con due portieri, perché penso che sia meglio coprirsi, soprattutto quando si hanno dei limiti. Nel nostro caso, essendo una squadra dilettantistica, abbiamo dei limiti ampi. Guarda, noi drammatizziamo, però prima è arrivato un messaggio che oggi in trasmissione nazionali pare che abbiano un po' deriso il Pescara. Noi chiaramente non possiamo saperlo perché eravamo impegnati con la nostra di diretta, però qualche amico da casa che magari avrà fatto zapping ha notato questo e lo ha detto in un messaggio poco fa. Beh, diciamo una cosa, che
è chiaro che nel calcio c'è nei limiti ovviamente che anche dello scherzo simpatico esiste lo sfottò la presa in giro, e diciamo una cosa, con i numeri che abbiamo quest'anno mettiamoci dalla parte degli altri, come si fa a non prenderci in giro con questi numeri, mi chiedo. D'altra parte stavamo vedendo prima con degli amici con i quali stavo condividendo la partita e insomma c'è il Pescara, sta cercando di battere il record del Brescia degli anni 90, degli anni 90, che fu uno dei peggiori record di tutti i tempi, insomma il Pescara in linea con questi. Luigi, perdonami, ti devo interrompere, ti devo anche salutare, io ti ringrazio, però voi. Siamo anche noi sopraffatti un po' dagli eventi in diretta, ci sentiamo comunque per le prossime partite, Luigi, va bene? È un piacere, buon proseguimento. Grazie a Luigi Mastrangelo, ci ha contattato, ci ha chiesto Agnia Cantagalli, vedo un po' di trambusto all'esterno dello stadio, Agnia. Sì Andrea, contestazione bis di nuovo squadra rapporto dai tifosi come qualche mese fa, non so se vedete bene. Sì, vediamo dalle quelle tutte rosse, immagini, sono i giocatori, Agnia. Esatto, sì, sono i giocatori, anche la società è stata invitata dai tifosi ad avvicinarsi, ci sono esortazioni da parte dei tifosi ovviamente non amichevoli a dare una svolta a questo campionato, vediamo il direttore generale Gianluca Scacchioli insieme alla squadra. Zauli sì, sta in prima linea, appena da poco finito la conferenza stampa Andrea e si è aggregato alla squadra che si è avvicinato appunto alle barriere di prefiltraggio. Uno Zauli che ha detto che non si sente a rischio, o meglio, lo si sente a rischio da agosto, e quindi adesso questo momento per lui non fa differenza, anche se questa sera non ha detto che sono già esonerato, quindi voglio dire peggio di quello che gli è successo a settembre però ovviamente è l'ennesimo appuntamento con la prima vittoria dall'allenatore del Teramo che è stato rimandata oggi, anzi grazie al gol di Sansovini si è evitato una sconfitta che sarebbe stata sanguinosa. Non so se si sente qualcosa di questo discorso tra la squadra e i tifosi. Si sente qualcosa, si percepisce qualcosa? Nulla di riportabile Andrea in questo momento, nulla che si possa riportare, o almeno te lo traduco un italiano abbastanza un po' più educato, forse adesso questo lo senti un po' meglio. Sì, si è sentito un urlo belluino. Diciamo che si è persa un po' la pazienza, perché ovviamente anche vedendo i risultati delle altre e vedendo soprattutto la prestazione di oggi della squadra, i tifosi stanno perdendo la pazienza. Senti, ma sul fronte dei dirigenti, dei direttori del Teramo, Alec Bolla e Gianluca Scacchioli hanno detto qualcosa, hanno fatto comunicazioni, si sono fatti scappare qualcosa? Assolutamente no, Bolla a dire la verità non l'ho neanche visto, non so se sia in mezzo alla squadra insieme al resto del gruppo, ma vedo soltanto il direttore generale Scacchioli. È stato invitato ad avvicinarsi anche il presidente Campitelli, ma non si è avvicinato, cioè nelle vicinanze invece c'è indietro invece il presidente e vicepresidente Ercole Cimini, si era avvicinato un attimo anche Lanfranco Core per dare le sue impressioni, non proprio esatto tifoso del Teramo. Ricordiamo che in settimana all'esterno della casa del presidente Campitelli a Canzano è stato esposto uno striscione da parte di alcuni tifosi, striscioni che lo invitavano un po' a tacere, però insomma è chiaro che è il presidente del Teramo e ci mancherebbe che non possa dire la sua, deve assolutamente dire la sua, deve parlare. Comunque rientriamo, Agnia, se ci sono ulteriori novità puoi tranquillamente chiamarci. Non so se abbiamo pronto Paolo Renzetti in collegamento in diretta dallo stadio Adriatico Cornacchia, dalla Mix Zone, da una situazione burrascosa a un'altra. Paolo, forse lì non c'è no, sicuramente lì dentro non c'è contestazione, non so fuori quello che è il clima che si respira, Paolo. Sì, grazie Andrea, prendiamo la linea qui dalla
No, qui dentro non c'è assolutamente contestazione, all'esterno diciamo al momento la situazione è tutto sommato abbastanza tranquilla, ci sono gli ultra proprio di fronte all'ingresso di Maratona dello stadio, però al momento non sono segnalati problemi da parte diciamo della tifoseria bianca-azzurra, che ricordiamo aveva abbandonato la parte superiore della curva nord proprio intorno alla mezz'ora del secondo tempo, dunque evidentemente c'è delusione, c'è rabbia, c'è sconforto, c'è rassegnazione in casa dei tifosi del Pescara. Vedremo cosa accadrà anche qui all'interno della Mix Zone, quali saranno le comunicazioni che ci verranno date, quali saranno i tesserati che verranno a parlare presso la nostra postazione. Vedremo, ascolteremo anche le parole, crediamo sicuramente, del tecnico Massimo Oddo, e poi ascolteremo anche qualcuno della società se per caso dovesse passare da queste parti il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. È arrivato Parolo da questa parte alla mia sinistra, io non so se Andrea possiamo eventualmente con l'aiuto e la collaborazione di Gaetano Terio avvicinare la telecamera, spostarla verso Parolo per andare a ascoltare l'autore di quattro dei sei gol della Lazio. Oggi è una grande vittoria della Lazio, oltre una grande prestazione tua. Sì, abbiamo dovuto vincerla due volte perché il primo tempo siamo partiti bene subito con la mentalità giusta, dove dopo abbiamo abbassato un po' la tensione e dobbiamo essere bravi a non farlo, perché abbiamo dimostrato che questa squadra ha attenzione e può prendere gol da chiunque. Dopo siamo stati bravi a fine primo tempo a guardarci negli occhi, un po' come era successo col Genova in Coppa Italia, e ripartire subito forte e chiudere poi la partita. Quindi, la vittoria che ci voleva, visto anche il risultato magari del Milan, adesso lunedì è una partita importante per noi per mettere punti tra noi e il Milan. Ma ecco, a livello personale è una prestazione perfetta? Ma quando fai 4 gol è bellissimo, poi farlo in Serie A, comunque sono un giocatore, tanta roba. Sono contento, se devo dire una cosa sono un po' incavolato con me stesso, perché magari ne facevo una settimana scorsa, potevamo vincere la col Chievo. Però vabbè, mi godo questa cosa qua, questo record personale, lo dedico a mia famiglia, a mia moglie, a mio figlio, e poi dopo vabbè. Devo ringraziare tutti i miei compagni, mi toccherò fin da cena la squadra, però lo faccio molto volentieri. Tra le note dolenti tue, quest'anno dicevi che non andavi troppo sotto corsa, oggi hai recuperato tutto, insomma stai in una grande condizione. Ma diciamo che ultimamente da un paio di mesi comunque ci andavo un po' più spesso, di occasioni avevo avute, perché con Chievo è stato quello che forse ha tirato più in porta di tutti, e contro l'Inter ho sbagliato un gol da due passi. Quindi... Ma è cambiato qualcosa, ha detto qualcosa Inzaghi, ma è un po' più sotto corsa? No, beh, diciamo che a inizio stagione un po' l'infortunio di Lucas, un po' anche l'esplosione di Sergei, che tendeva a essere più avanzato, davo un po' più di copertura, quindi mi trovavo meno in zona gol. Adesso comunque abbiamo trovato un certo equilibrio, siamo tornati al 4-3-3 fisso, perché magari cambiando 3-4-3, 4-2-3-1, sai, bisogna anche adattarsi alla posizione in campo. Tornando al 4-3-3 si torna alle mie caratteristiche, quello di inserirsi, e penso che quando ho giocato così anche con Crotone ho avuto 2-3 situazioni, ho fatto le parate del portiere. Quindi è solo una questione di statistiche, più ci vai più ti capitano le palle. Poi oggi ho fatto 100 su 100, però prossima volta magari no. Questi 4 gol sono giusto il regalo a questi tifosi che sono venuti fino a qua, in tanti oggi da Roma? Ma siamo contentissimi di farli felici, è bello quando ci seguono, quando c'è questa voglia di tifarci. Forse domenica ci spiace per la sconfitta che abbiamo fatto, però abbiamo fatto la prestazione con il cuore, abbiamo reagito subito contro l'Inter e dopo anche oggi un'altra prova importante. Adesso ripeto, sarebbe bello avere un lunedì sera uno stadio, io mi ricordo quando abbiamo vinto 3-1 col Milan, che c'era un clima elettrizzante, c'era la maglia con l'Aquila, è stato un clima fantastico e abbiamo fatto una grande vittoria. Beh, ci avevo fatto anche due, però noi mettiamoli da parte, l'interesse sai di cosa ora. Bene, abbiamo ascoltato Andrea una parte delle dichiarazioni del grande protagonista di questa giornata, Parolo, l'autore di 4 delle 6 reti realizzate dalla Lazio, ovviamente soddisfatto il giocatore biancoceleste, che ovviamente è proiettato anche alla partita del prossimo turno, la partita che la Lazio giocherà con il Milan nel posticipo di lunedì. Allora Andrea, sono arrivati anche i dati numerici per quanto riguarda le presenze
presenze quest'oggi allo Stadio Adriatico con 3.726 paganti, 7.785 abbonati per un totale di 11.500 spettatori ed un incasso totale di 143.000 euro. Allora, abbiamo ascoltato Parolo, il primo tesserato della Lazio che è venuto in mix zone a rilasciare dichiarazioni. Non sappiamo ancora chi verrà per il Pescara, non c'è stato ancora comunicato nulla. Sì. Ci sarà qualche tesserato che verrà a parlare. So, per queste situazioni spesso viene portato Alessandro Bruno, che oggi però non ha giocato. È vero, nelle altre occasioni aveva parlato proprio Alessandro Bruno, oggi Bruno era in panchina, dunque vedremo chi e se qualcuno del Pescara rilascerà dichiarazioni in questo 91esimo. Intanto c'è anche il collega Stefano Recanati che è all'esterno qui della postazione della Mix Zone per ascoltare, ascoltare e vedere quello che sta accadendo. Ecco comunque Parolo anche qui ai nostri microfoni. Sì, eccolo qui, è tornato. Non ti dimenticherai mai. Dicevamo scherzando in diretta che ti sei voluto far perdonare l'errore sullo 0-0 con il Pescara nella gara d'andata, ti sei fatto perdonare con gli interessi. Lì avevo sbagliato un bel gol, quindi insomma diciamo di sì, sono contento per la vittoria nostra e poi vabbè, per i 4 gol personali, però. Quindi andiamo avanti, è una partita importante, vincerla, l'avevamo vinta dopo 20 minuti, poi diciamo, abbiamo abbassato un po' la concentrazione, il Pescara è tornato sotto, poteva farci 3 gol in 10 minuti e poi siamo stati bravi a guardarci negli occhi e a ripartire il secondo tempo per tornare a essere la Lazio che vogliamo essere e far bene. Dici solo una cosa e poi ti lasciamo: tra 10 anni come ricorderai questa giornata? Ma penso che guarderò la maglia e ricorderò la giornata, il pallone, insomma sarà una bella soddisfazione. Io ringrazio. Queste le altre dichiarazioni di Parolo che avevamo comunque già ascoltato qualche minuto fa quando stava parlando con i colleghi giunti da Roma. Dunque dicevamo Andrea, non sappiamo ancora chi arriverà nella nostra postazione per quanto riguarda il Pescara, ovviamente tu avrai anche occhio ed orecchie in sala stampa quando inizierà la conferenza stampa di Massimoddo. Per il momento io ti restituirei la linea. Grazie a Paolo Renzetti. Tra poco meno di tre quarti d'ora inizierà la partita alla favorita tra Palermo e Crotone. Il Pescara non è una squadra da Serie A da migliorare in difesa, scrive Andrea da Bellante. Magari fosse soltanto la difesa, certo. Pescara prende tanti, troppi gol, ma oramai fare queste considerazioni sembra quasi anacronistico, perché parliamo di un campionato che sostanzialmente il Pescara deve portare a termine perché lo deve fare, ma è chiaro che competere non è più possibile, sostanzialmente non ci sono obiettivi se non salvaguardare la dignità, almeno quello, e se con la Fiorentina lo si è fatto, oggi no. Dopo queste figuracce, se Oddo verrà confermato per il prossimo anno in B, quale fiducia potrà avere da parte dei tifosi e quanti abbonamenti spera di vendere Sebastiani? Senza un jolly come la Padula che ti ha fatto salire in A, rischiamo di eccetera eccetera. Beh, sono considerazioni che effettivamente deve essere il presidente Sebastiani in primis a dover fare. E anche in questo momento è vero che c'è un contratto triennale, che i contratti dovrebbero essere rispettati, ma sappiamo come funziona nel mondo del calcio. Peraltro un eventuale esonero manterrebbe sul bilancio del Pescara questo contratto di Oddo, sì è vero, però è anche vero che se Oddo dovesse avere una chiamata da un'altra squadra il prossimo anno, magari andrebbe ad allenare altrove. Non è pensabile che Oddo possa restare, ipotizziamo, fermo per 2 anni senza allenare con il contratto in atto del Pescara. E finché non trova squadra, ok, ma poi quando trova squadra, a 40 anni certamente Oddo deve allenare. Quindi facciamo queste considerazioni in qualora appunto Oddo dovesse lasciare la panchina del Pescara con dimissioni o attraverso un esonero. Però la considerazione del tifoso è corretta: ripartire il prossimo anno dalla Serie B con un allenatore che finora sta collezionando questi risultati sembra difficile pensarlo. Lo ha fatto ad esempio quest'anno il Carpi, però si vede che insomma le motivazioni del Carpi sono un po' diciamo così, sono andate in flessione con l'andare avanti del campionato, perché ricreare lo stesso clima non è facile. Ma Castori si era giocato la salvezza in Serie A fino all'ultima giornata. Carpi è retrocesso di un soffio all'ultima giornata. Invece qui la situazione è del tutto opposta, perché è una squadra sostanzialmente retrocessa da gennaio
e che continua a collezionare sconfitte e gol subiti in quantità industriale. Quindi è chiaro che probabilmente per pensare al futuro bisogna cambiare pagina, anche se sotto il punto di vista di una eventuale svolta tecnica, perché è necessario ricreare nuovi stimoli, dare nuovo entusiasmo alla piazza, e probabilmente il ciclo di Oddo probabilmente sta volgendo verso il termine, dopo uno straordinario primo anno, ma con i problemi di questa stagione. Oddo non ha colpe, il presidente non caccia una lira. Questa è un'altra chiave di lettura che a volte abbiamo visto anche nelle nostre trasmissioni, anche sui messaggi, perché per molti Oddo non ha avuto gli strumenti per praticare il suo calcio, non avendo avuto una squadra competitiva, perché la società non avrebbe messo giocatori all'altezza a disposizione dell'allenatore. Però purtroppo il calcio vive di risultati, i risultati sono quelli, e ricostruire con lo stesso allenatore sembra davvero molto difficile. Però insomma, queste sono considerazioni che noi facciamo, ma che in primis deve fare chi gestisce la società e chi la comanda. Io torno da Paolo Renzetti, non so se ci sono notizie che arrivano sul fronte dei tesserati che verranno a parlare, e non so se lui vuole aggiungere qualcosa al discorso che abbiamo provato a fare in questo momento, perché è chiaro che già da ora si comincia a volgere lo sguardo verso il futuro, verso una ripartenza dopo una retrocessione, e chiaramente il discorso è: se Oddo resta sulla panchina del Pescara, è il caso di ripartire da Oddo in Serie B, o è il caso di andare ad una svolta tecnica, non rispettando il contratto che Oddo ha da qui fino a giugno 2019. Paolo. Sì, sono tutte domande che è giusto iniziare a porsi, perché è chiaro che a questo punto, Andrea, si pensa, come dicevi giustamente tu da studio, si inizia a pensare alla prossima stagione. Questa è ormai passata, è andata, è inutile farsi eccessiva illusione, sarebbe anche prendere in giro i tifosi, e questo non va tra l'altro neanche bene. Dunque si inizia a pensare alla prossima stagione, si cercherà di chiudere questa stagione in maniera dignitosa. È chiaro che più si andrà avanti e più sarà difficile per la formazione adriatica, anche a livello mentale, perché un 2-6 in casa, tra l'altro con la Lazio, è un risultato pesante, oltre che per la classifica, per il morale, soprattutto per l'ambiente, ambiente depresso da questa infinita. Scusa Paolo, è arrivato Massimo Oddo in sala stampa, andiamo ad ascoltarlo. C'è nessuno, sono io. Nessuna domanda. Ivano. Ciao Massimo. Ciao. Primo tempo comunque in partita, secondo tempo, se mi lasci il tema, imbarazzante. Che pensi? No, non è vero. Imbarazzante per gli errori difensivi in occasione dei gol. E basta, perché abbiamo continuato a giocare, sì, forse meglio il primo tempo, ma purtroppo ci hanno penalizzato errori grossolani, più che grossolani, in fase difensiva, nell'occasione delle palle inattive, di tutti i gol presi. Però la partita l'abbiamo giocata, siamo partiti malissimo, poi ci siamo ripresi e abbiamo provato a giocarla fino alla fine. Condizionata, come ti dico, da questi errori. Imbarazzanti sono gli errori che abbiamo fatto, ma non la partita. Domanda? Ciao mister, io farei questa domanda. Io nel secondo tempo ho avuto la sensazione che questa squadra abbia definitivamente mollato anche a livello psicologico, come una squadra che avesse già un approccio alla partita. Squadra quasi retrocessa. Ti volevo chiedere se è stata solo una mia sensazione, ma calcolando la risposta che hai dato poco fa, credo che la tua risposta sia assolutamente negativa. Grazie. No, non è così. Io finché vedo giocatori come Ben Ali che danno l'anima fino alla fine, non solo lui, i vari Verre, Caprari, ma tutti hanno dato tutto fino alla fine. Qui la situazione è questa, che incontri formazioni che sono nettamente più forti di te, ci metti gli errori difensivi e prendi gol,
parti malissimo, riprendi la partita e quello è un segno positivo. Sbagli un rigore che potrebbe buttare giù un elefante e continui e pareggi, poi riprendi gol e ci sta che c'è un po' di sconforto, ma questo è umano, io credo che sia umano. Però se mi dite, al di là degli errori che abbiamo fatto, i ragazzi sono impegnati fino alla fine, io vi dico sì, non ne ho visto uno rassegnato, hanno provato. Poi ovvio che in questa situazione è anche semplice per la squadra avversaria, oltre al fatto che è una squadra molto forte. Un'altra cosa, Lazio fortissimo nel gioco aereo e lo sapevamo, lo sapevi penso tu per primo di tutti, come mai li abbiamo marcati così in maniera tra virgolette molle? Mi viene da pensare il gol di Parolo, Verre abbastanza blando in marcatura piuttosto che altre situazioni. Non so che rispondere. Sapevamo che la Lazio era la squadra che aveva fatto più gol di testa, ci è venuto a mancare Baybeck che copriva il primo palo, non sapevamo chi mettere perché non avevamo gente di statura. Nel secondo tempo abbiamo cambiato, abbiamo provato a mettere i tre più saltatori più forti a zona, le proviamo tutte, purtroppo le prendiamo, vuol dire che abbiamo dei limiti nelle marcature, nell'attenzione e quant'altro. Abbiamo marcato a zona, uomo, tutto, prendi uguale. Questa è una partita abbastanza sentita anche a livello ambientale, ecco, dopo una partita del genere la tifoseria anche oggi ti ha contestato, ma è una cosa annunciata, nulla di nuovo, tu vai dritto come un treno, come giusto che sia, che tu debba difendere il tuo lavoro e l'operato della tua squadra. Ecco, però pensi di dare un segnale dopo un 6-2 del genere, pensi, non so, un'ultima spiaggia, un segnale disperato da dare a questa stagione? Grazie. A me basta che i ragazzi danno il 110% tutte le partite. Quello che succede fuori dispiace per primi a me, ai ragazzi, e capisco la gente, capisco la tifoseria, capisco tantissimo i ragazzi della curva che sono sempre vicini, che vengono dappertutto, che sia Milano, che sia Palermo, che sia Crotone. E li capisco perfettamente e accetto le critiche perché è giusto che siano così. Però noi non possiamo far altro che continuare a dare il massimo e lavorare con dignità. Questa dunque la conferenza stampa di Massimo Oddo, nessuna novità sostanziale, abbiamo ascoltato le sue parole, ha cercato comunque di salvare la prestazione della squadra di fronte all'aggettivo imbarazzante. Oddo ha comunque respinto questo aggettivo, ha detto che la squadra ha comunque dato il 100%, ha citato anche alcuni giocatori come Benarì, come Caprari, come Verre, che ha detto hanno lottato fino alla fine, hanno dato il 100% e finché la squadra dà il 100% lui continua ad andare avanti, anche se poi lui stesso ha sottolineato che ad esempio sulle palle inattive i giocatori della Lazio sono stati marcati molto male, quindi insomma sicuramente qualcosa che non va c'è. Paolo, tu nel frattempo hai anche intervistato Benalì, non so se ci puoi riportare in sintesi quello che ha detto il centrocampista libico. Sì, Benalì ha parlato, ha detto, ha riconosciuto che la vittoria della Lazio è stata sicuramente meritata, un punteggio sicuramente che parla da solo, non ha ovviamente discusso sul risultato il giocatore del Pescara, però ha detto a precisa domanda proprio sul fatto che dopo questa sconfitta, se era giusto e se è giusto dopo questa sconfitta continuare a dire di credere nella salvezza, ha detto Benalì, noi siamo professionisti, ci crederemo fino alla fine, fino a quando ci sarà da sperare. È chiaro che bisogna dire questo, i giocatori del Pescara devono ovviamente continuare a sperare fin quando la matematica non condannerà questa squadra, ma ovviamente probabilmente questa è un po' l'opinione comune anche qui nella mix zone, opinione comune che oggi probabilmente con la sconfitta di oggi sono andate perse anche quelle residue speranze di continuare ad alimentare una fiammella che era già
flebile alla vigilia di questa partita, dopo tra l'altro la sconfitta di mercoledì scorso nel recupero con la Fiorentina. È venuto per il momento solo Benali. Sei riuscito a sentire Massimoddo, Paolo? Mi dice il collega Luciano. Sì, sono riuscito a sentire Massimoddo e ringrazio Luciano Rapa che mi sta dicendo, proprio in merito alle interviste del post gara, che l'unico tesserato del Pescara che rilascerà dichiarazioni per quanto riguarda la squadra è Benali. Dunque non verrà più alcun altro giocatore per il Pescara oltre l'attaccante Pinellini. Allora, Paolo, riprendo un attimo la linea perché abbiamo qualche problemino sulla linea audio-video, però insomma appena sarà possibile ripristinare il collegamento vorrei da te anche un piccolo parere, no? Anche sulle parole di Massimoddo. Anche insomma per quanto ti riguarda dici la tua e poi chiaramente chiuderemo il collegamento perché se non verrà nessun altro è chiaro che ci piacerebbe anche ascoltare la voce del presidente Daniele Sebastiani perché quella di questo pomeriggio è stata una sconfitta molto molto dura, molto pesante nelle dimensioni. Oddo abbiamo ascoltato ha rifiutato di definire imbarazzante questa partita soprattutto in alcuni momenti di essa, però è anche vero che il divario è stato davvero notevole. Probabilmente la linea è migliorata a Pescara, forse possiamo tornare, non so se si stanno facendo ulteriori prove, però Paolo ci ascolti tu? Sì, io vi ascolto. Ecco, un commento sulle parole di Oddo, perlomeno per quello che hai potuto sentire. È quasi finito, un minutino. Sì, Oddo che ovviamente non getta la spugna, ha detto fin quando, giustamente da parte sua, ci saranno giocatori che lotteranno come Caprari, Verre, Benali, che avevamo ascoltato proprio nel mentre era in corso la conferenza di Oddo. Dice io continuerò a guardare avanti a testa alta, è chiaro che naturalmente il tecnico del Pescara più volte aveva sostenuto e lo ha ribadito anche oggi che resterà al timone di questa squadra. Dunque se qualcuno poteva pensare che dopo questo 6-2 poteva accadere qualcosa di imprevedibile alla vigilia, evidentemente resterà deluso, nel senso che non ci sarà nessun ribaltone. Ecco, scrive Franco, sono un estimatore di Oddo, però essendo inesperto per la categoria poteva essere esonerato prima per affidarsi a un allenatore di maggiore esperienza. È condivisibile questa analisi, Paolo, secondo te? Ma oramai è tardi? Ecco qui il messaggio. Ok, abbiamo ancora dei problemi. Allora facciamo una cosa, possiamo interrompere qui il collegamento con Paolo Renzetti perché abbiamo ancora delle interruzioni sulla linea audio video dalla Mix Zone, quindi possiamo fermarci qui. Chiedo alla regia se è possibile fare un ultimo collegamento con Teramo, con Ania Cantagalli, in attesa anche di avere la conferenza di Simone Inzaghi che ancora non si è presentato nella sala stampa, ma lo attendiamo a minuti, però andiamo anche a chiudere il collegamento con Teramo appena sarà possibile contattare Ania Cantagalli per sapere se nel periodo non collegato ci sono stati sviluppi sul fronte di quella contestazione che vi abbiamo documentato con la squadra tenuta a rapporto dai tifosi proprio a ridosso del cancello del prefiltraggio con i tifosi che hanno inveito cercando di ottenere insomma, una reazione da una squadra che anche oggi ha fatto molta fatica quando in particolare è andata sotto nel corso del primo tempo con il rigore di Cori, poi è arrivato il pareggio soltanto al 90esimo. Ania, ci sei? Ci sono, Andrea, contestazione. Ci sono ulteriori sviluppi? Ancora in corso, come vedi? No, purtroppo no, siamo ancora sono qui ancora lì i giocatori. Distante. Sì, esatto. Siamo ancora tutti qui con la squadra ancora a rapporto. Nelle ultime fasi i tifosi stanno invitando più volte Zauli ad andare via.
Il bersaglio in questo momento sembra proprio l'allenatore biancorosso, che fino a questo momento non è riuscito a centrare la prima vittoria da quando appunto allena il Teramo. Squadra ancora vicino ai cancelli, anche l'allenatore che ha ridosso dei tifosi a parlare, e si sono allontanati da poco il direttore generale Scacchioli e il direttore sportivo Alec Bolla. Si era avvicinato prima anche Ercole Cimini, per il vicepresidente del Teramo, per scambiare qualche battuta con i tifosi. Adesso vi sto provando a inquadrare Zauli, non so se lo vedete, insieme al vice sono vicino ai cancelli a parlare con i tifosi entrambi. Al momento non si esce dal parcheggio qui nell'area antistante lo stadio, se non facendo un giro lunghissimo, perché poi molti hanno lasciato le auto al di sotto del centro commerciale. Per adesso quindi rimaniamo ancora qui e attendiamo sviluppi, quando i tifosi appunto decideranno di andare via, non appena avranno finito di comunicare le loro impressioni negative per il campionato fino a questo momento del Teramo. Quindi possiamo dire, Agna, per chiudere, che insomma questa sera ci sarà questa riunione, perlomeno così ci ha fatto intendere il presidente Campitelli quando sei riuscita ad avvicinarlo al tuo auricolare e ha detto: questa sera vedremo un po' il da farsi. Insomma, questa sera si decideranno probabilmente le sorti di Lamberto Zauli, se si va avanti con lui o no, ricordando che la prossima settimana sarà quella che porterà a Fano Teramo, partita che si giocherà lunedì alle 18:30 e non più la domenica. Quindi una settimana delicata. Esatto Andrea, anche se parlando con il direttore generale Scacchioli non ci è sembrato così convinto che effettivamente questa riunione ci sarà, quindi o non è stato ancora informato lui, oppure questa riunione non si farà e magari verrà rimandata quando ci sarà un po' più la mente fredda per non prendere decisioni a caldo per quanto riguarda appunto la panchina di Zauli. I tifosi si stanno lamentando non più che altro per il risultato quanto per la prestazione, lo rimarchiamo ancora una volta, una prestazione che sia portata alla fine al pareggio con il calcio di rigore di Sansovini, ma che di fatto non ha permesso al Teramo di centrare tre punti che oggi sarebbero stati oro colato per la classifica. Sarebbe stato importante vincere, anche se per come si era messa diciamo che il risultato è stato in parte salvato. È chiaro che però da questa squadra ci si aspettava una prestazione di ben altro tenore, data l'importanza della squadra, visto che anche c'era l'innesto degli ultimi arrivati. Ancora prima di chiudere, mi sembra che il meno atteso di tutti gli attaccanti, Tempesti, sia stato quello che è un po' tirato via le castagne dal fuoco, Agna, oggi. Sì, esatto, perché è stato lui a guadagnarsi il calcio di rigore che poi ha portato al pareggio di Sansovini. È stato lui protagonista di un altro episodio dubbio con il terzino del Sant'Arcangelo, che l'aveva atterrato in area ma sul quale il direttore di gara ha preferito soprassedere. Tempesti, che comunque è riuscita a dare una sterzata alla partita nel secondo tempo insieme a Carraro e insieme anche a Pedrella. Innesti che nel secondo tempo hanno un po' cambiato per certi versi l'atteggiamento del Teramo, che si era stato propositivo, ma non l'aveva portato i biancorossi più di tanto nei pressi dell'area del Sant'Arcangelo. Barbuti, abbiamo chiesto a Zauli proprio dall'attaccante ex Lumezzane, ha preferito non parlare del singolo, ma secondo noi Barbuti ha bisogno di una prova d'appello, anche perché è stato servito, ripetiamo, a mio avviso poco e male. Paradossalmente quando è uscito sono arrivati cross in mezzo all'area che sarebbero stati preda di Barbuti, che è ovviamente un centravanti vero e proprio a differenza di Tempesti, che è più una seconda punta. Va bene Agna, possiamo chiudere qui, poi per ulteriori aggiornamenti chiaramente c'è lo spazio dell'Abruzzo del Pallone questa sera, altre due ore di diretta per vedere se ci sono ulteriori sviluppi, se filtreranno magari dei rumors, delle voci da Canzano o da via Irelli, per sapere se ci saranno svolte di natura tecnica a Teramo. Grazie per ora, Agna. Grazie a voi.
Bene, continuano ad arrivare messaggi, in particolare sul fronte Pescara, sempre Oddo al centro del discorso, la sua posizione. C'è chi ne vuole le dimissioni, chi invece dice che è inutile andare con questo provvedimento perché ormai la stagione è compromessa. Insomma, il clima è quello che è. Andiamo con un altro giro di schermate. Noi praticamente siamo in chiusura, aspettiamo soltanto di ascoltare la voce di Simone Inzaghi, ma se a minuti non sarà in sala stampa, direi che possiamo chiudere. Poi vi rimandiamo comunque all'Abruzzo del Pallone questa sera, quando riascolteremo comunque la conferenza stampa di Massimo Oddo, ascolteremo anche le parole di Ahmad Ben Ali e magari anche la voce di Simone Inzaghi con la sua Lazio che prosegue la sua marcia di alta classifica e ha approfittato quest'oggi anche della sconfitta interna del Milan per guadagnare ulteriori posizioni nella parte alta della graduatoria. Allora andiamo a vedere la Serie A, i risultati, ricordandovi che tra poco meno di 20 minuti ci sarà la partita tra Palermo e Crotone, una partita che fino a un certo punto oramai interessa il Pescara. Atalanta-Cagliari 2-0, Bologna-Napoli giocata ieri 1-7, Chievo-Udinese 0-0, Empoli-Torino 1-1, Genoa-Sassuolo 0-1, Milan-Sampdoria 0-1, Pescara-Lazio 2-6. Questa sera Juventus-Inter, martedì Roma-Fiorentina. Vediamo anche la classifica molto rapidamente. Vediamo che la Lazio con i 3 punti di oggi scavalca momentaneamente l'Inter, tiene dietro l'Atalanta e allunga su Fiorentina e Milan. Quarto posto per la squadra di Simone Inzaghi, Pescara che invece resta all'ultimo posto in classifica, dietro il Palermo, dietro il Crotone. Avanti con la Lega Pro, i risultati delle gare odierne, ma anche della gara giocata ieri tra Forlì e Stuttirol 1-3, quelle di oggi Fano San Benedettese 1-2, Gubbio Ferrarpisaro 3-1, Maceratese Padova 0-1, Mantova Albino Leffe 1-2, Reggiana Modena 1-0, Teramo Sant'Arcangelo 1-1, Venezia vittoria di rimonta nel finale sull'Ancona per 2-1. Vediamo ora la classifica con il Venezia sempre in testa con 49 punti, poi Padova 45, Parma 43. Intanto vediamo nel monitor in bassa frequenza, ecco ora lo vediamo anche in onda, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, penso che da quelle parti ci sia anche Paolo Renzetti, io non so se mi ascolta e non so se il presidente rilascerà delle dichiarazioni, forse sta parlando a dei colleghi della carta stampata. Sì, vedo Paolo Toro del centro. Sì, Andrea, mi senti? Paolo, vai, Andrea. Vai. Vai Paolo. Andrea. Possiamo farlo questo noi? Beh, sì, penso sì. No. Vai Paolo. Non lo so se possiamo fare. Sì, scusami Andrea. Allora ci spostiamo però un attimo fuori. Sì, mettiamoci un attimo, scusa. Ok, riprendo un attimo la linea. Diamo modo a Paolo Renzetti di sistemarsi con il presidente Sebastiani per, insomma, sapere quelle che sono le opinioni, il parere del presidente dopo questa sconfitta umiliante nelle dimensioni. Paolo, Paolo. Andrea? Sì, vai. Eccomi Andrea, siamo con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che ringraziamo tra l'altro perché non è mai facile parlare dopo una sconfitta per 6-2 in casa. Che si può dire presidente dopo questa battuta d'arresto? Tifosi arrabbiati giustamente, però probabilmente se il Pescara non si salverà sicuramente non dipenderà da questa sconfitta con la Lazio. A me mi fate ridere quando i tifosi arrabbiati, noi siamo contenti. Non credo che se i tifosi sono arrabbiati noi siamo contenti, sicuramente quando si perdono le partite, soprattutto come questa, è una partita sentita, come sappiamo tutti, non possiamo che essere arrabbiati tutti, poi giustamente i tifosi contestano, quando si va sul personale io non sono assolutamente d'accordo, quindi per me possono contestare quando vogliono, possono dire che non capisco niente di calcio, ma per il resto devono stare al posto loro. E poi io a fine anno trarrò le mie conclusioni, perché adesso mi sono abbondantemente rotto le scatole. Che cosa significa questo? Significa che a fine anno potrei anche lasciare il Pescara, perché siccome non me l'ha ordinato il medico di stare nel Pescara, siccome per fortuna se dovessi decidere di fare questo non lascerei i danni del passato, ma lascerei una società pulita, quindi alla fine qualcuno si prenderà cura di
iscrivere al campionato, al prossimo campionato, quale sia il campionato a cui parteciperà il Pescara, e vedremo quello che sapranno fare gli altri, sicuramente meglio di me. Lei tra l'altro aveva sempre detto anche nei mesi scorsi che le porte della società per eventuali ingressi di imprenditori erano sempre aperte. Si è fatto avanti mai qualcuno in questi mesi per affiancarla? Sì, la polizia si è fatta avanti. Lasciate perdere questa la posizione di Oddo, Paolo. Comunque va bene, non è un problema. Io ripeto, le porte sono aperte, ma nessuno bussa. Quanto riguarda questa partita, il presidente Sebastiani è rimasto deluso da qualcuno in particolare, mi riferisco ai giocatori? No, io sono rimasto deluso da un secondo tempo dove non abbiamo messo attenzione per niente, perché non si possono prendere gol come quelli che abbiamo preso nel secondo tempo, perché nel primo abbiamo recuperato due gol una partita a una squadra che secondo me è tra le più forti del campionato. E quando tu recuperi una partita così dovresti avere entusiasmo, dovresti avere ancora di più voglia di continuare a fare bene. Nel secondo tempo abbiamo preso il terzo gol su una punizione che magari quando gioco io appoggio gli ulivi mi ci pianto davanti alla palla e non mi muovo. Quindi, purtroppo questi cali di tensione sicuramente non fanno bene, poi è chiaro che quando si perde la Paolo la di posizione tutti. In del presidente la mia, su Oddo presidente. Per il presente quanto riguarda il futuro. Massimo Oddo che ha parlato dopo la partita, posizione che resta comunque stabile, nel senso che sarà Oddo a guidare la squadra fino al termine del campionato? Assolutamente sì, ve l'ho detto, cioè, a meno che prossimo... domani mattina non viene qualcuno e si compri il Pescara, allora lo guiderà qualcun altro. Fin tanto che ci sarò io ci starà Oddo a guidare la squadra fino a fine anno, e poi a fine anno decideremo insieme, magari Oddo allena anche il prossimo anno perché ha 2 anni di contratto. Se lei dovesse essere ancora presidente rimarrà Oddo anche nel futuro? Sì, anche visto che a Pescara si dice che Oddo rimane perché è mio socio, non so in quale società, perché c'è anche questo purtroppo che gira in questa città, e può darsi che magari venga via con me da un'altra parte. Io sicuramente a casa e Oddo da un'altra parte. Grazie al presidente del Pescara Daniele Sebastiani che abbiamo ascoltato qui all'esterno dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Ringraziamo tra l'altro il presidente, perché non era facile ovviamente raccogliere queste dichiarazioni qui nel piazzale dove, Andrea, capirai c'è abbastanza attenzione, essendo però, la situazione Paolo, piuttosto calda. Paolo, sono state parole importanti, parole per questa sconfitta del Pescara. Soprattutto ha aperto Sebastiani all'ipotesi di lasciare la società a fine stagione. Questa è la notizia che insomma a fine stagione, arriva queste dichiarazioni. Sì, questa diciamo la dichiarazione più forte del presidente, che tra l'altro ha detto che potrebbe decidere di lasciare il Pescara al termine della stagione. Poi c'è stata anche questa dichiarazione, questa bacchettata nei confronti dei tifosi, perché ha detto le offese personali non vanno bene e anche noi siamo arrabbiati, siamo delusi come i tifosi, però quando, ha detto il presidente Sebastiani, si va sul personale evidentemente non va più bene. Dunque un finale di gara abbastanza teso come era nelle previsioni. Ti posso dire, Andrea, che per quanto riguarda le questioni di ordine pubblico non è accaduto nulla al 91esimo della partita, i tifosi della Lazio hanno lasciato Pescara, non ci sono stati problemi e non c'è stata dopo quell'abbandono dei tifosi del Pescara della curva al 30esimo del secondo tempo, non ci sono state ulteriori manifestazioni diciamo eclatanti all'esterno dello stadio. Abbiamo ascoltato anche il presidente del Pescara. Ecco Paolo, un altro passaggio essenziale: finché sarò io presidente, Massimo Oddo resterà l'allenatore del Pescara sicuramente in questa stagione. Se dovessi restare al timone della società anche l'anno prossimo faremo delle valutazioni, anche perché Oddo potrebbe ricevere anche richieste altrove e potrebbe decidere, d'accordo con la società, di lasciare il Pescara, e quindi non si ripartirebbe da lui per il prossimo anno in Serie B, pur restando Daniele Sebastiani. Se Daniele Sebastiani invece dovesse lasciare la Pescara Calcio, è chiaro che tutto il discorso dovrebbe essere reimpostato da chi eventualmente le prenderà il posto. Però, ha detto Sebastiani, al momento nessuno si è presentato in maniera concreta per rilevare la società. È vero, lo ha detto questo il presidente Sebastiani, che nessuno si è presentato, ha bussato alla porta del Pescara Calcio per entrare in società, questo anche a testimonianza del fatto che comunque la classe imprenditoriale pescarese negli ultimi anni non è stata molto vicina, eccezione fatta per quei dirigenti che si sono avvicendati e che sono ancora soci all'interno della società. Dicevo, gran parte però dell'imprenditoria pescarese non è stata in questi ultimi anni al fine.
fianco della squadra, come probabilmente della società, come probabilmente qualcuno voleva. In chiusura dunque, Andrea, okay, proprio qui dallo stadio Adriatico possiamo andare a restituire definitivamente la linea allo studio dopo aver ascoltato queste importanti dichiarazioni del presidente Sebastiani, che credo faranno discutere certo, anche nelle prossime ore. Tutto da Pescara, io ringrazio Gaetano Tereo e Stefano Recanati per l'assistenza tecnica e restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie a Paolo Renzetti, una intervista particolarmente importante, particolarmente significativa, quella del presidente Daniele Sebastiani, una intervista che probabilmente sarà destinata a fare rumore, perché insomma è evidente che il rapporto era già incrinato tra la piazza e il presidente, ma in questo caso presidente sbottato, lo ha detto a chiare lettere: mi sono rotto le scatole. Riporto testualmente le parole citate da Daniele Sebastiani, che aveva detto in precedenza: trarrò le mie conclusioni e la prossima estate le potrei lasciare il Pescara. Dunque grazie a Paolo Renzetti, alla troupe di Vestina News con Gaetano Tereo e Stefano Recanati per queste dichiarazioni. Non è ancora arrivato Simone Inzaghi in sala stampa, ma direi che a questo punto contano relativamente le parole dell'allenatore della Lazio, soprattutto in chiave Pescara. Il grosso insomma lo abbiamo ascoltato, prima per bocca di Massimo Oddo e poi per bocca del presidente Sebastiani. Grande presidente, una spanna soprattutto i giornalisti tifosi per di tempo incompetenti, ma che volete, che la gente ci si rovina per il pallone con manco 150.000 euro di incasso in Serie A. Un messaggio dunque di conforto per il presidente Daniele Sebastiani. Io direi che possiamo chiudere qui. Stavamo leggendo i risultati, francamente non ricordo neanche dove eravamo arrivati nella lettura, probabilmente alla Lega Pro. Allora andiamo a chiudere con i risultati definitivamente, dopodiché se arriva Simone Inzaghi bene, altrimenti andiamo con la chiusura di diretta stadio. Riprendiamo dalla Lega Pro, dai risultati della Lega Pro: Fano San Benedettese 1-2, Forlì sul Tirol 1-3, Gubbio Ferrar Pisalo 3-1, Maceratese Padova 0-1, Mantova Albino Leffe 1-2, Reggiana Modena 1-0, Teramo Sant'Arcangelo 1-1, Venezia Ancona 2-1. Alle 18.30 Bassano Lumezzane e Parma Pordenone. Classifica anche qui soltanto la parte bassa, vediamo con il Teramo che con il punto di oggi aggancia il Mantova e dunque un penultimo posto condiviso. Teramo che guadagna un punto sul Fano, che resta a quota 16, prossima avversaria del Teramo peraltro. Modena a quota 22, così come il Lumezzane. Forlì è ancora 23. Ricordo che in settimana ci saranno i recuperi Gubbio Lumezzane e Maceratese Modena, invece deve essere ancora stabilita la data del recupero di Teramo Pordenone. Teramo, che lo ricordiamo, ha appunto una gara in meno. Vediamo anche la Serie D rapidamente, girone F: Agnonese San Maurese 0-0, Campobasso Castelfidardo 1-0, Materica Civitanovese 1-0, Monticelli San Marino 1-1, Pineto Jesina 0-0, Recanatese Vastese 2-0, Romagna Centro Alfonsine 1-1, Vispesaro San Nicolo 4-2, in testa ovviamente sempre la Fermana, che oggi ha osservato il turno di riposo. Seguono Materica 40, Vispesaro 38, San Maurese 33, San Nicolò e Vastese 32, Agnonese 29, Jesina 27, Monticelli 27, poi via via le altre, con il Pineto che di punti ne ha 22, così come il Campobasso e il Romagna Centro, 19 punti per la Recanatese, 18 per Alfonsine, 16 Civitanovese, 15 Castelfidardo. Vediamo anche il girone G con i finali del pomeriggio: a tavolino Foligno Albalonga 0-3, L'Aquila Arzachena 1-1, Monterosi Torres 3-0, Muravera Avezzano 1-2, Nuorese Albalonga 2-3, Rieti Lanusei 3-0, Sant'Edoro Flaminia 2-0, Sporting Trestina Città di Castello 2-0. Ecco la novità, perché la gara è finita intorno alle 16.50, era iniziata alle ore 15, il San Sepolcro ha espugnato il campo del Latte Dolce Sassari con il punteggio di 0-2. Quindi la classifica è la seguente: in testa il Monterosi con 47 punti, Rieti 46, Arzachena 45, L'Aquila 42, Ostiamare e Albalonga 40, Nuorese e Avezzano 35, Flaminia 28 punti, così come il Trestina, Lanusei 25, Sant'Edoro 20, Latte Dolce Sassari 19, Muravera 17, Foligno 13, Città di Castello e Torres chiudono con 12 punti.
È tutto per Diretta Stadio, ma non perdete, tra circa un'ora e mezza la trasmissione l'Abruzzo del Pallone con Jacopo Forcella, ci saranno tantissimi argomenti da affrontare, da approfondire, vi riproporremo le dichiarazioni del presidente Sebastiani e del tecnico Massimo Oddo, parleremo anche di questa situazione in evoluzione in casa Teramo dopo il pareggio di oggi tra Teramo e Sant'Arcangelo, poi chiaramente spazio anche alle partite di Serie D. Grazie a Jacopo Forcella in redazione, a Maurizio Daguì in regia, ma vi ricordo l'appuntamento tra un'ora e mezza con l'Abruzzo del Pallone. Buon proseguimento con i nostri programmi. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.